Ora La si città, registrerà la conferenza. la città metropolitana di Torino ha ritenuto di organizzare, ma ci tengo a ringraziare UNCEM che non solo ci ospita su questa piattaforma, ma anche con i quali il rapporto è ormai strettissimo. Siamo quasi una famiglia e su questi temi si lavora in grande sinergia. Naturalmente è presente il presidente nazionale Marco Bussone che farà le conclusioni ed è presente il nostro consigliere delegato ai temi dello sviluppo economico e della montagna, Dimitri De Vita, che farà un'introduzione e parteciperà anche alle conclusioni. La mattinata è dedicata da un lato ad approfondire e a fare un quadro, un punto della situazione, partendo dal livello nazionale. Abbiamo la fortuna e la ringraziamo moltissimo di avere con noi la dottoressa Stefani e il dottor Davide Petenella. Per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e poi faremo degli approfondimenti sia a scala internazionale, già ne parlerà il dottor Pettenella, avremo comunque un ospite francese della SAFER che ci parlerà delle proprietà silenti e di come hanno risolto il problema, e poi andremo a scala locale, quindi avremo il dottor Reina della Regione che ringraziamo anche per essere con noi questa mattina e io stessa farò una breve relazione sullo stato dell'arte delle associazioni fondiarie in provincia di Torino, del loro stato di salute, che è buono, e poi passeremo la voce alle associazioni fondiarie e a un'esperienza più torinese, più urbana, diciamo, ma molto interessante dell'associazione Larsus, per poi arrivare alle conclusioni. Quindi spero che terremo dei tempi accettabili. Naturalmente chiedo ai relatori di stare nei 12-15 minuti, in modo da avere un po' di spazio al fondo per fare interventi e lasciare le associazioni fondiarie che già si sono prenotate per alcuni interventi di poter parlare, perché la giornata in realtà è dedicata a loro e quindi bisogna lasciare dello spazio perché possano chiedere e rappresentare anche le loro posizioni. Avremo, spero, tutte le 10-11 associazioni fondiarie della provincia questa mattina. Vedo già Maria Beria di Ascola Chiara che saluto e ringrazio. E passerei immediatamente quindi la parola al consigliere delegato Dimitri De Vita della città metropolitana. Buongiorno, grazie Elena, grazie a tutti. Io sono il cosiddetto assessore alla montagna della città metropolitana di Torino, che da noi assessore si viene identificato col termine di consigliere delegato. Allora, io mi associo ai ringraziamenti di Elena, ma un ringraziamento particolare lo voglio fare al professor Cavallero, anche perché a lui si deve l'aver mutuato la legislazione francese sul nostro territorio. E soprattutto essere poi riuscito in regione a portare avanti tutta la procedura che ha portato alla finalizzazione della normativa che ci permette di intervenire sulla parcellizzazione di tutte le proprietà agrosilvopastorali. Da un punto di vista squisitamente politico, io entro in punta di piedi anche perché gli interventi sono tanti e ne saprete sicuramente voi più di noi. Da parte nostra c'è la massima disponibilità nel coordinare e soprattutto nel mettere in rete le associazioni e a valorizzare tutto l'impegno che oggi viene posto sul territorio affinché si possa anche sviluppare un'attività di impresa sostenibile in termini naturalmente compatibili con il nostro sistema socio-ambientale e soprattutto fare in modo che la possibilità di avere un ampliamento del recupero di questi dei nostri terreni abbandonati, soprattutto di contrasto al rischio idrogeologico che stiamo vivendo, possa essere replicato altrove. Noi,
Ovviamente auspichiamo che si possa addirittura arrivare a triplicare nel giro di poco tempo il numero delle associazioni, e io direi che si debba soprattutto insistere a livello di enti locali per facilitare e dare un contributo di carattere tecnico a far sì che quante più associazioni fondiarie vengano a formarsi sui nostri territori rurali, collinari, alpini, proprio al fine di non solo di creare sviluppo, ma soprattutto di salvaguardare i nostri territori, così come del resto è stato fatto in Francia e come adesso stiamo iniziando a fare noi, perché è vero che sono ormai 4 anni, però anche in Lombardia, in Veneto si sta replicando questa attività che a livello montano, soprattutto a livello rurale, in termini di sviluppo e di integrazione, per noi diventa particolarmente importante. Detto questo, voglio aggiungere che noi anche quando parliamo di progettualità europea cerchiamo di coinvolgere le varie realtà territoriali. Per esempio nel social lab che stiamo portando avanti, è nostro intendimento proprio trovare questo connubio tra lo sviluppo di impresa e un'agricoltura sostenibile sul nostro territorio collegata all'attività delle associazioni fondiarie. A questo punto lascio la parola a tutti gli altri relatori e io resto in ossequioso silenzio. Grazie, grazie mille Dimitri De Vita, che poi rimarrà, spero, con noi tutta la mattinata, possa ascoltare gli interventi per poi magari trovare delle conclusioni. Adesso passerei in effetti la parola, non l'ho citato prima, ma lo cito adesso, al professor Andrea Cavallero, che è veramente il papà delle associazioni fondiarie. Bisogna veramente riconoscere a lui il merito di aver lavorato sulla, come già diceva il consigliere De Vita, alla redazione della legge regionale, che la legge 21 del 2016, che oggi effettivamente è una legge che inquadra la situazione e mette a disposizione strumenti operativi ed economici interessanti. Quindi veramente il suo contributo questa mattina è importante, quindi gli lascio subito la parola. Prego. Buongiorno a tutti, grazie, ma non è il caso di fare tutte queste considerazioni sulla mia attività. È normale che, occupandomi in particolare di montagna, sia venuto fuori il problema dell'abbandono delle associazioni fondiarie, che sono diventate la mia ultima passione. Comunque, grazie a tutti. Dovrei solo riuscire a condividere non trovo più il comando. A condividere la pagina del computer. Mi sentite? Sì, credo che adesso Bruno. Adesso sì, ecco, forse Sì, ne vedetela. condivido. Sì. Però non ce l'ho io sotto il naso. Voi vedete la prima pagina? Ci vediamo. Allora, le associazioni fondiarie nascono da un problema generale molto grave in Italia. 3/5 del territorio nazionale ha solo il 14% della popolazione residente, che sta a indicare in estrema, estrema sintesi quanto tutti i terreni, le altre terre in particolare, sono diventate aree di spopolamento grave. Il numero delle aziende montane nel quarantennio. Nel trentennio 82-2010 si è ridotto del 76%, quindi valori veramente gravissimi. E c'è dappertutto un abbandono, sottoutilizzazione dei territori alpini, appenninici, collinari e addirittura in certe zone di pianura. L'abbandono poi interessa variamente tutte le vallate torinesi. Problematiche ambientali e fruitive molto gravi, con perdite di opportunità. Le cause dell'abbandono sono note a tutti. Richiamo brevemente il frazionamento fondiario, una superficie aziendale storica inadeguata a modificare l'impresa dalle sue condizioni di impresa familiare alla condizione di impresa adatta al mercato. E poi un altro problema è la inadeguata difesa dei prodotti di monte. Occorre quindi ripensare
alle politiche territoriali in modo urgente. Questo è un esempio di frammentazione fondiaria assai grave, vedete, sembra un alveare quasi, no? L'associazionismo fondiario pone una possibilità di soluzione a questi drammi, no? Che può essere volontario o obbligatorio. In Italia abbiamo optato per il criterio volontario, in Francia hanno optato per il criterio obbligatorio e comunque le differenze si vedono e forse potremmo studiare qualche elemento aggiuntivo. Le condizioni per il ripopolamento duraturo della montagna sono legate alla ripresa del settore primario. Il paesaggio alpino è un manufatto millenario, antropico, riuscito, molto ben riuscito, che non si può lasciare alle speculazioni e all'abbandono, perché la funzione che le Alpi e l'Appennino hanno sulla vita nostra e dei nostri turisti è estremamente importante. Guardate questa immagine dell'ambiente svizzero con lo strumento che da noi quasi non vediamo per curare il territorio, e questi paesaggi da noi si stanno perdendo proprio perché non c'è una impresa sufficientemente forte nel gestire il territorio montano e appenninico. Eppure il territorio montano è stato condizionato dalle attività pastorali. Guardate questo aspetto stupendo, quest'altro paesaggio misto, forestale, agricolo, no? E pastorale, che indubbiamente crea quelle condizioni che ci spiegano perché le Alpi derivano il nome da Aulp, che è pascolo in celta. La boscaglia di invasione, che è il risultato dell'abbandono spesso, deve essere contrastata, ove ci sono delle alternative gestionali, agropastorali o forestali, con interventi secondo un adeguato piano integrato di area che deve diventare la norma per i nostri territori, perché non possiamo più permetterci di lasciarli in questo stato. L'ambiente alpino si conserva soltanto con il settore primario attivo. Non ci sono altre soluzioni possibili e quindi occorre dare una priorità al settore pastorale perché ha maggiori valenze territoriali rispetto a tutte le altre attività agricole. Noi possiamo coltivare le piante aromatiche, possiamo coltivare certi prodotti orticoli come le patate, eccetera, ma possiamo interessare a questo poche centinaia di ettari in tutto l'arco alpino, quando invece abbiamo migliaia di ettari da gestire, no? E occorre quindi procedere con immediatezza. E quindi il primo intervento che consiglierei è quella di un'immediata difesa dei prodotti di monte che ancora oggi si producono. Occorre una tracciabilità corretta della filiera produttiva e vietare i disciplinari falsi o ingannevoli che purtroppo caratterizzano il nostro patrimonio di produzioni montane. I formaggi da erba montana hanno una ricchezza organolettica che deriva dalla biodiversità dei prati e pascoli. Sulle Alpi occidentali ne abbiamo oltre 90 tipi, di cui 40 valorizzabili per diverse tipologie di prodotto caseario. Quindi dobbiamo riconoscere che è il risultato di una cura gestionale, questa grande diversificazione vegetazionale, valorizzare queste risorse alpine e appenniniche e conservare gli effetti paesaggistici, conservare la maggiore biodiversità che consegue allo sviluppo delle superfici pastorali, ricordando anche che queste contrastano rischi idrogeologici, rischi da incendio e contribuiscono enormemente all'assorbimento della CO2. Quindi noi dobbiamo incentivare la produzione montana, superando il frazionamento e le ridotte dimensioni aziendali. Quindi occorre prima di tutto una formazione tecnica professionale che si sta perdendo e poi ricostituire una base territoriale adeguata per le imprese montane esistenti e nuove. E quindi incentivare le attività estensive e sostenibili, evitare gli errori che abbiamo commesso nel recente passato di fare intensificare l'azione, la produttività montana.
perché questo determina un detrimento della qualità e della sostenibilità. Abbiamo dal 2016 in Piemonte la legge 21, abbiamo in giro per l'Italia consorzi, Banca della Terra, eccetera. Direi che in questo momento le associazioni fondiarie sembrano le soluzioni più interessanti. La proprietà privata deve essere conservata e difesa, ma non può essere causa di danni alla collettività. E quindi lo strumento dell'associazione fondiaria è adatto perché consente scelte tecniche ed economiche adeguate, soprattutto se collegata alle imprese. Con superfici fondiarie adeguate ci sono possibilità produttive per molte imprese montane sostenibili. Guardate la diversa gamma di risorse nelle due fotografie sottostanti, una di media montana, una di alta montagna, indicano grosse differenze che possono valorizzare i prodotti. Quindi questi vantaggi produttivi, ambientali, paesaggistici non li dobbiamo assolutamente dimenticare. Guardiamo il ruolo paesaggistico di imprese foraggere zootecniche funzionanti. Questi obiettivi devono diventare per noi veramente importanti. E qui abbiamo delle dimostrazioni che si può fare questo discorso. Guardate Ilaria Ceti Pascolivi, che per fortuna caratterizzano ancora molte porzioni importanti delle nostre Alpi, sono il risultato di una combinazione tra attività forestali e attività pastorali che danno una grande fruibilità ambientale, paesaggistica e turistica. Le ASPO sono utilizzabili ovunque per risorse di allevamento, produzioni vegetali, foreste. Occorre sempre una specifica formazione tecnica per evitare orientamenti tecnici sbagliate, no? Per far di nuovo riconoscere le risorse foraggere pascolive che ormai sono sconosciute ai più, e poi occorre introdurre le novità, occorre introdurre le conoscenze sugli arboreti foraggeri pascolivi che hanno il vantaggio di superare molto meglio dei pascoli erbacei i rischi da incendio. Qui vedete degli esempi già realizzati, addirittura come cespuglio prima o come siepi qui, no? Che possono indubbiamente contribuire assai a risolvere il problema della siccità e a diversificare ulteriormente i prodotti. Le evoluzioni che noi attendiamo dalla normativa sulle ASFO sono una legge nazionale, perché la legge nazionale contribuirebbe notevolmente a aggiungere alcuni aspetti che le leggi regionali non possono affrontare. Allora, il problema delle superfici silenti che rallentano l'accorpamento delle superfici. Occorre un ruolo importante dei comuni per stimolarne l'utilizzazione. Sono importanti alcuni decreti della Giunta regionale piemontese sul tema. Rendere obbligatoria l'azione dei comuni sui terreni silenti dopo 10 anni di utilizzazione in un'associazione fondiaria, consentire l'usucapione del terreno silente all'associazione fondiaria e ai soci, e questo sarebbe un modo per incentivare anche i soci a divenire diciamo portatori di particelle alle associazioni fondiarie. Incentivare le ASPO dopo 10 anni di attività senza fini di lucro, consentire la distribuzione degli utili ai soci senza prelievi fiscali. Incentivare l'ampliamento delle imprese con la loro integrazione, anche con imprese di altri ambienti. E mi riferisco in particolare ai quattro ambienti che caratterizzano le nostre zone montane e basso montane, fino a quelle collinari: l'alta montagna, la media, la bassa e la collina. Occorre un aumento delle dimensioni totali, con un miglioramento delle condizioni di lavoro per possibili momenti di riposo. Assicurare prodotti collegati a diverse stagioni produttive e a diversi ambienti. La collina si presterebbe all'alimentazione invernale, la bassa, media e alta montagna all'alimentazione primaverile, medio primaverile, estiva, autunnale, e in questo modo, come ci insegnano nuovamente gli svizzeri che portano a svernare le loro mandrie nell'Alessandrino, per ridurre i costi di mantenimento invernale, no? Si può arrivare a creare delle imprese che, oltre ad avere grandi dimensioni, possono
offrire condizioni di lavoro possibile più facilmente accettate dai giovani perché prevedono momenti di riposo quando gli animali sono in collina, non sono in montagna e viceversa, no? Poi bisogna ricordare che i servizi ecosistemici che le attività pastorali offrono alla montagna devono essere compensati in modo corretto con adeguati controlli, evitando le speculazioni che attualmente rovinano l'effetto dei contributi europei alle attività pastorali. Questa è una onobrichis, una lupinella molto adatta per il pascolamento invernale. Qui la vedete fiorita perché ogni tanto bisogna farla fiorire, ma le nostre colline potrebbero in gran parte riprendere questo ruolo e diventare una integrazione di aziende montane, lasciando la pianura altre finalità produttive. Altro aspetto importante è consentire direttamente alle associazioni fondiarie di accedere a finanziamenti per acquisti e interventi atti a facilitare l'attuazione del piano di gestione. Spesso i giovani imprenditori che possono prendere in uso un'associazione fondiaria non hanno le risorse per effettuare questi finanziamenti. Le ASFO potrebbero aiutarli per migliorare la capacità dei giovani imprenditori di inserirsi nel mondo agricolo montano. Poi favorire la commercializzazione diretta dei prodotti montani, favorendo delle associazioni di produttori a controllo reciproco, in modo da garantire i consumatori sulla qualità di questi prodotti. Anche qui, incrementare lo sviluppo delle conoscenze degli imprenditori sul tema della qualificazione dei prodotti ottenuti è estremamente importante. I risultati attesi sono imprese montane attive, stanziali e integrate, sostenibili, con risultati economici e ambientali considerevoli. L'incremento di valore delle imprese collegate alle ASFO determina anche un aumento dei valori fondiari e quindi questo può dare un contributo importante alla conservazione delle terre alte. Abbiamo di fatto la costituzione di società di particelle assimilabili ad azioni, con possibilità economiche collegate per tutti i partecipanti a vario titolo, siano essi conferitori di particelle, siano essi imprenditori. E quindi c'è la possibilità di vendere o acquistare particelle che si comportano come delle azioni. Salviamo le Alpi, vedete qui un particolare di cosa vuol dire gestire le Alpi o abbandonare le Alpi, sono due particolari. Salviamo le nostre Alpi, questa è la situazione più tipica delle Alpi torinesi, con gestioni estremamente carenti, no? Quando invece il giardino dei Grigioni, ieri, oggi, no? È sempre uguale. Iniziamo da un progetto pilota favorito dalla città metropolitana di Torino. Grazie per l'attenzione. Grazie, professor Cavallero, grazie perché gli spunti sono stati molto molto utili e credo che i relatori che seguiranno, in particolare la relatrice che seguirà, potrà magari utilizzarli per provare a darci qualche indicazione. E quindi lascerei subito la parola alla dottoressa Alessandra Stefani, che ci parlerà del quadro strategico e delle misure a favore della gestione associata delle proprietà. Grazie. Grazie a voi, buongiorno. È un vero piacere poter prendere la parola dopo una così brillante introduzione da parte di quello che avete chiamato il papà delle associazioni fondiarie italiane. Io non mi vergogno a dire che l'esperienza piemontese è stata copiata e introdotta nella legge quadro nazionale, testo unico sulle foreste e filiere forestali, con una declinazione più legata al tema delle foreste e della proprietà forestale, che se volete soffre ancora di una frammentazione anche più grave di quella definita dai pascoli e dalle aree ex agricole in montagna, e per le quali è in atto una dinamica ormai da moltissimi anni,
che comporta l'avanzata del bosco a sfavore delle terre abbandonate dall'agricoltura e dal pascolo. Quello che il professor Cavallero chiama una boscaglia d'invasione, in realtà diventa bosco molto rapidamente e diventando bosco rapidamente ai fini giuridici, non ai fini ecologico-forestali, ma ai fini giuridici, e con questo diventa immediatamente vincolato. Per cui per ottenere la ritrasformazione ad agricolo o a pastorale, occorre, purtroppo per noi, avviare una procedura di autorizzazione paesaggistica alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi. Ovvero, in questo momento la legislazione italiana equipara il passaggio da agricolo forestale e viceversa a un passaggio da naturale o naturaliforme a urbanizzato. Non c'è differenza di trattamento. Questa è una, secondo me, idea non corretta, perché lo sappiamo molto bene che un terreno agricolo diventa rapidamente un terreno forestale, ma con le idonee trasformazioni può ritornare senza grandi perdite per il suolo a terreno coltivato o pascolato. Ma su questo occorre una grande svolta culturale generale che al momento non abbiamo ancora alle viste. Allora, che cosa succede quindi di fronte a una situazione come questa? Che cosa possiamo fare a livello nazionale? Cosa abbiamo fatto a livello nazionale per cercare di contrastare questo che a nostro giudizio è unanime e a giudizio del Parlamento che ha approvato il decreto legge 34 del 2018 è un qualcosa che va governato in una maniera diversa. Allora, io vi citerò soprattutto gli articoli del testo unico forestale che hanno, come dire, cercato di immaginare una prospettiva per le associazioni fondiarie, i consorzi, le banche della terra, le associazioni di scopo, quello che si può fare per contrastare l'abbandono della montagna, prima di tutto, dare delle possibilità di reddito a chi vuole restare in montagna e a chi vuole tornarci, sapendo bene che difficilmente sarà un reddito che viene da una sola opportunità, ma probabilmente saranno più iniziative che portano a un reddito. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo approvato, consentito, il Parlamento ha approvato il decreto legislativo 34 del 2018, testo unico delle foreste e delle filiere forestali, che intanto definisce che cosa sono i terreni silenti. E questa è una definizione che vale per tutte le legislazioni regionali, quindi è una norma di riferimento, e dice che sono i terreni agricoli e forestali abbandonati in cui non siano individuabili i proprietari. Questo ci consente di identificare quelli che sono i terreni silenti con una forma giuridica e poi poter prevedere che cosa possiamo fare per questi terreni silenti. Ovviamente, nel quadro delle competenze costituzionali attuali, io non posso entrare nella normativa regionale e non posso dire direttamente ai piemontesi piuttosto che ai lombardi: guardate che dovete fare così. Io posso però dare una definizione giuridica dei terreni silenti, che vale per tutti, perché le definizioni generali in capo alla legge sono valide a prescindere dalle ripartizioni costituzionali. Abbiamo anche definito che cosa sono i terreni forestali silenti, perché e quando si può immaginare che siano abbandonati i terreni forestali. E abbiamo dato dei parametri. Quando i cedri hanno superato la metà del turno minimo successivo al primo turno senza interventi, quando nei boschi d'alto fusto non ci siano stati interventi negli ultimi 20 anni. Badate, sembra una cosa banale, siamo stati attaccati personalmente come, come dire, tagliatori di foreste e dilapidatori del patrimonio
comune nazionale per questa definizione. Vi assicuro che è stata veramente difficile e vi dico, ci vuole davvero perseveranza, un cambio di mentalità e anche forse far vedere i risultati di quello che, dove mettiamo in atto queste politiche, come in Piemonte, vengono a beneficio dell'ambiente, perché è inutile che ce la raccontiamo, se la gente va via dalla montagna, le montagne entreranno direttamente in città. Lo sapete molto bene, attraverso le frane, le alluvioni, lasciamo stare. Allora, questo è l'articolo 3, definizioni. L'articolo 7 disciplina l'attività delle gestioni forestali e al comma 11 vengono definiti i criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti. Perché? Perché se e questo decreto, il decreto sul riconoscimento dei criteri minimi per definire lo stato di abbandono delle attività agro-silvopastorali, deve essere concertato col Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente se lo sta tenendo, il precedente ministro non ha dato il concerto, non ha detto niente peraltro, quindi non è che ha dato un parere negativo, non ha detto niente. E quindi stiamo attendendo con il nuovo ministro di riprendere le discussioni su questo tema, ma la bozza di decreto è già all'attenzione del ministro dell'Ambiente dopo che è stato valutato positivamente dalle regioni, perché noi siamo abituati a lavorare così. Lavoriamo prima con le regioni di mandare fuori la bozza di decreto. Perché questo è importante? Perché se i terreni vengono riconosciuti come in stato di abbandono ed ex agricole pastorali, ai sensi e per effetto dell'articolo 5,2 lettera A del decreto, non serve l'autorizzazione paesaggistica per ritornare a quello. Capite? Allora, purtroppo, per fortuna, dipende da quale punto di vista lo vediamo, i terreni sono vincolati e anche quando sono abbandonati da poco tempo, ma il bosco è già entrato. Il regno della Robinia, com'è il Piemonte, in 5 anni già non si vede più il terreno ex agricolo, lo si riconosce se uno è un tecnico. Ma se questo era un terreno ex agricolo che è stato abbandonato, è meritevole di essere riutilizzato a uno scopo produttivo economico, allora riconosciuto dalle regioni secondo determinati criteri e linee guida, è escluso dalla definizione di bosco e dall'autorizzazione paesaggistica, purché però il ripristino sia ad uso agro-silvopastorale, comprendente anche il ripristino delle costruzioni che già esistevano e che magari sono derute, senza aumenti di volumetrie, cioè non vogliamo speculazione, non vogliamo alimentare speculazioni. Vogliamo aiutare evitando procedure lunghe, farraginose e onerose, che il passaggio da agricolo pastorale a forestale sia irreversibile anche dove ci sono persone e occasioni economiche che invece lo possono valorizzare. Allora, a questo punto i piani paesaggistici, gli accordi, gli accordi tra le regioni e il recepimento di queste norme consentirà questa, come dire, via preferenziale per il ripristino dei territori montani a un uso agricolo, pastorale e forestale. All'articolo 10, abbiamo proprio espressamente stabilito che le regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari. Ce l'abbiamo dato come compito alle regioni. Non è solo la regione Piemonte, la regione Lombardia, la regione Veneto che ho sentito citare che devono muoversi in questo senso, ma sono tutte le regioni che devono immaginare forme di promozione dell'associazionismo fondiario. La tutela e la gestione attiva delle risorse agropastorali, il miglioramento delle fondi abbandonati, la ricostituzione delle unità produttive per sostenere e favorire l'occupazione e l'incentivazione di nuove attività imprenditoriali. Attraverso chi? Attraverso consorzi, cooperative, associazioni di scopo, tutto quello che unisce nelle forme dalle più strutturate alle più agili. Perché a volte io credo che l'associazione di scopo sia la proposta principale, che vuol dire non dobbiamo andare dal notaio, non dobbiamo avere una semplice associazione di scopo dove basta un foglio, dove ci siamo scritti una registrazione e ci siamo scritti un accordo che vale con un
una forma così leggera da non diventare in certa misura anche un po' oppressiva se lo guardiamo dal punto di vista del singolo. L'articolo 12,2 dice che i proprietari e gli aventi titolo provvedono in maniera coordinata a realizzare gli interventi di gestione necessari per il ripristino e la valorizzazione agro-silvo-pastorale. Vedete che si tengono tutti questi articoli, no? Per riuscire ad arrivare, ciascuno col suo pezzettino, all'obiettivo di consentire, di rendere un po' più agevole, nonostante il quadro normativo non sia propriamente un quadro normativo di quelli semplici, ma in Italia lo sappiamo che è così, per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissi. Abbiamo anche pensato a un comma 3, per cui se i terreni sono silenti e non si sono messi in atto gli accordi che in prima battuta si cercano sempre, le regioni possono avviare una sostituzione diretta o un affidamento a terzi. Ovviamente, che cosa succede quindi? Siamo stati accusati di voler espropriare la proprietà privata. Io ricordo che l'articolo 10 della legge Quadrifoglio, che è del 1978, lo prevede già espressamente. È dal 1978 che in Italia esiste una legge che prevede espropriamente, esattamente l'esproprio dei terreni non coltivati. Quindi non c'era bisogno del testo unico forestale. La legge c'è già. Però qua invece si intendeva immaginare una promozione da parte delle regioni e dalle regioni, perché noi non possiamo parlare direttamente, attraverso i sindaci, che hanno il compito anche di trattenere gli eventuali utili per conto dei proprietari silenti che non si sono mai manifestati per almeno 2 anni. E se dovesse capitare quindi che in questi 2 anni il proprietario si fa vivo, consegnargli i proventi di tutto il lavoro. Se no, può riutilizzarli, ma sulle proprietà silenti, per migliorarle. Quindi, come dire, è un vantaggio anche per il proprietario silente che non conosciamo, che magari è in Argentina, come tanti dei piemontesi che sono emigrati in tanti 2 o 3 generazioni fa, e che improvvisamente ritorna e che vuole riprendersi il suo terreno e vuole vedere che sul suo terreno altri non abbiano fatto danni ma investimenti. Allora, in questo quadro piuttosto articolato di suggerimenti alle regioni perché le regioni possano fare, si aggiunge una prospettiva che è un finanziamento attraverso il CIPE e attraverso il Piano Operativo Agricoltura che ha stanziato 5 milioni di euro per favorire l'associazionismo fondiario con o la costituzione di associazioni fondiarie, o un lavoro di animazione nei territori perché i proprietari siano informati di queste possibilità e si possa immaginare una successiva costituzione. Questo bando si è chiuso alla metà di febbraio, sono arrivate 50 domande, il che da tutta Italia, significa che l'attenzione c'è. 28 dal centro-nord, 22 dal centro-sud, anche se il fondo CIPE per costituzione iniziale dice che i fondi devono essere ripartiti 20% al nord, 80% al sud. Con ogni probabilità, quindi, tutte le 22 proposte del sud saranno finanziate e con i fondi che restano, se, ovviamente se coerenti col bando, e con i fondi che restano si finanzieranno alcune di quelle del centro-nord. Ma questo non vuol dire perché la banca dati rimane e se dovessimo ottenere ulteriore finanziamento si potrà andare avanti a scorrere la graduatoria con i progetti non finanziati nel primo momento. Questo è quello che è già fatto. Quello che si può fare ancora. Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che voi sapete adesso probabilmente potrà essere ripreso in mano dal nuovo governo, nella precedente versione, quella approvata nella notte tra l'11 e il 12 di gennaio, ha dei progetti per la montagna, ma purtroppo i fondi non ci sono e vengono indicati con i fondi dello sviluppo rurale e questo, a mio giudizio e non solo a mio giudizio, non è
corretto, perché i fondi dello sviluppo rurale servono per altre cose. Noi avevamo proposto un tema di lavoro estensivo ed intensivo delle superfici forestali per prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree più dissestate, e questo con la PAC e con le prospettive dei singoli che chiedono di arrivare a un finanziamento non con l'IMA, ma è rimasto invece un ingente finanziamento, se sarà approvato, per finanziare gli accordi di filiera. Accordi di filiera che a mio giudizio sono quello che può servire per, come dire, partire dalla coltivazione di aree collinari e montane di forma agricola, forestale o pastorale e anche qualificare il prodotto di montagna, portarlo all'attenzione di una trasformazione e di una commercializzazione con accordi che partono quindi dal produttore che arrivano un pezzo prima del consumatore, poi si portano la pubblicità al consumatore. Perché è importante questo finanziamento? Innanzitutto perché sono tutte attività che devono essere, come dire, sostenute nel loro avviarsi prima che si affermino. E poi soprattutto perché le possibilità degli accordi di filiera che già esistono per l'agricoltura, con norme speciali, sono allargate anche alle foreste e alla pesca. Questo interesse secondario per il Piemonte, magari, ma quindi anche il sistema forestale può avvicinarsi agli accordi di filiera per immaginare le quantità di produzioni che possono uscire da una foresta, che non sono solo il legno, ancorché meritevole e molto importante di valorizzazione. Adesso le tecniche ci sono per valorizzare anche il nostro legno delle zone collinari e montane, anche piemontesi, lo sappiamo bene, lo sforzo che si sta facendo in regione per valorizzare il castagno, i prodotti del castagno, ma possono essere i prodotti cosiddetti secondari del bosco, ma possono essere delle iniziative completamente diverse che sono e che possono fare comunque economia, che sono attività culturali, attività di salute. Organizzate, non è solo la passeggiata, ma va bene anche la passeggiata, che possono vedere coinvolti i proprietari che fino adesso hanno visto passivamente seguire all'interno dei loro boschi sentieri, truppe di persone portate in giro dagli altri. Allora, la proprietà forestale può essere valorizzata anche in sede di questi accordi, e il professor Petenella forse ne parlerà con più dovizia di particolari perché lui con il suo gruppo di lavoro censisce da tempo queste nuove realtà e nuove forme di utilizzazione dei boschi italiani. E quindi le prospettive in questo quadro io credo che siano molto vantaggiose. Abbiamo anche da recuperare un marchio prodotto di montagna che è stato varato dal Ministero delle Politiche Agricole ed è andato un po', secondo me, nel dimenticatoio, esiste, vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo, se riusciamo a pubblicizzarlo, se riusciamo a dargli gambe per camminare, e credo che ci siano molte opportunità e ringrazio tutti per l'attenzione e ovviamente per tutto quello che potrà essere suggerito per fare di più e meglio. Grazie. Grazie mille, davvero, dottoressa Stefani, per il contributo ricco di suggerimenti che poi cercheremo quindi di riprendere a tutto tondo, perché le questioni riguardano in effetti anche l'economia di montagna, come già ricordava il professor Cavallero, e non soltanto gli aspetti della gestione, della semplice gestione, manutenzione delle risorse. E quindi i suggerimenti sono interessanti e riguardano anche le nostre regioni con le quali cercheremo di costruire un dialogo su questo. E adesso quindi passiamo subito la parola al dottor Pettenella, Davide Pettenella, che tra l'altro è supporto scientifico diciamo, al Ministero su questi temi. Grazie, buongiorno. Vi ringrazio molto per l'invito. Questi due interessantissimi
presentazioni vorrei approfondire un argomento relativo alle esperienze straniere di organizzazioni associative, con specifico riferimento al settore forestale, ma spero che molte delle considerazioni che farò valgano anche per la gestione dei terreni agro-silvopastorali in genere. Io ho problemi a presentare la mia presentazione, quindi chiederei a Marco se può presentarla lui e io darò Marco Bussone e posso dargli le indicazioni sull'avanzamento. Davide, sì, arrivo subito. Grazie. Non so per quale ragione, ma non, il mio tasto di condivisione dello schermo non è attivo. Non l'ho ricevuta però via, non l'ho ricevuta via WhatsApp. Ahimè, Puoi rimandarmela? ahimè. Beh, penso che adesso non ci siano i tempi tecnici per farlo. A me risulta inviata. Prova a vedere adesso. Arrivata la Benissimo. Vi chiedo scusa per questo No, tempo di attesa. non c'è problema. Intanto potrei. Sì, prego. Potrei dirvi che la mia presentazione è organizzata in 3 punti. Nel primo vorrei farvi presente alcune esperienze straniere che hanno portato alla creazione di forme associative. Nella seconda parte vorrei descrivervi molto brevemente alcune esperienze che mi sembrano più di riferimento per la realtà italiana. E nella terza e ultima parte, a mo' di conclusioni, vorrei fare qualche considerazione sul rapporto tra Stato e mercato e sul ruolo che l'associazionismo forestale può avere nel trovare forme di collaborazione tra iniziative pubbliche, tra il ruolo delle istituzioni e iniziative del settore privato, fondamentalmente volte a creare reddito, ecco, reddito evidentemente in territorio di montagna. Non so se Marco ha disponibile questa presentazione, eventualmente iniziando ad affrontare l'argomento dell'esperienza, eccole qua, benissimo. Perfetto. Andiamo subito, Marco, alla quarta slide. Vedete? Sì, La vedete? si vede. Io la vedo, sì, grazie. Perfetto. Parto da una considerazione, forse ampiamente nota, ma che può essere un utile punto di riflessione. Ecco, teniamo in considerazione che i problemi della parcellizzazione fondiaria collegati al processo ereditario sono problemi che vivono tutte le democrazie occidentali, tutte le realtà europee. Così come anche il processo di urbanizzazione, l'allontanamento dei proprietari dai loro fondi. Esattamente come anche un altro terzo fenomeno, che è quello del venir meno dei modelli di autoconsumo. Siamo in un mercato globalizzato e il rapporto diretto tra famiglia presente sul territorio e i prodotti che produce o può produrre si è enormemente allentato. In più, soprattutto per il settore forestale, abbiamo domande nuove, non solo domande legate ai prodotti legnosi, ai prodotti spontanei del bosco, ma a servizi di interesse pubblico. La dottoressa Stefani giustamente accennava a tutte queste domande di fruizione di aree verde, il green care, la terapia forestale, attività sportive, culturali. Ecco, sono tutti problemi comuni.
Tutti problemi comuni a paesi europei in cui si è cercato di rispondere con forme diverse di associazionismo. Non potendo utilizzare lo strumento fondamentale che è a disposizione dei terreni agricoli, che è quello dell'affitto. Perché? Perché evidentemente quando si affittano terreni forestali, cosa che in effetti non avviene praticamente mai, c'è un grosso problema collegato al fatto che affitti non soltanto il capitale terra, il terreno nudo, ma anche il capitale foresta, il capitale legno. E evidentemente gli affitti sono intrinsecamente rapporti contrattuali in tempi abbastanza brevi, e quindi si pone il problema di come viene utilizzato dall'affittuario quel capitale foresta legno che costituisce parte sostanziale del bene dato in gestione. No, tu affitti una foresta per 5 anni. E dopo 5 anni che cosa ti viene restituito? Il canone d'affitto in che misura comprende le modalità e l'intensità di utilizzo del capitale legno, del capitale foresta? Ecco. E quindi è stato ovvio l'utilizzo dell'associazionismo, della gestione conto terzi del patrimonio forestale come soluzione ai problemi della parcellizzazione fondiaria. Andiamo avanti, la diapo successiva. In questo contesto vi voglio dare alcuni esempi. Il primo esempio è relativo alla Finlandia, che rappresenta un caso incredibile di avanzamento. Torniamo alla slide prima, Marco. Perfetto, di progresso nella definizione di sistemi di associazioni forestali. Bene, qua una scelta molto importante è stata quella del governo del paese, che è stata quella di dire non ci può essere superficie forestale senza piano di gestione. E i proprietari forestali si sono trovati quindi nella condizione di sobbarcarsi costi molto gravosi per pagare un libero professionista per fare piano di gestione, o affidare i propri terreni inserendosi all'interno di un'associazione al piano di gestione sussidiato da mano pubblica fatto dall'associazione stessa. Ed è così che è nata una rete a 3 livelli, che qua sono brevemente descritti, di associazioni locali, regionali e nazionali, in grado poi di fornire tutti i servizi alla proprietà, dalla piantagione, perché molti dei boschi vengono rinnovati artificialmente, alle utilizzazioni, addirittura alla commercializzazione. Andiamo avanti. MTK è il nome di questa associazione su scala nazionale, che è fra l'altro una lobby molto potente, nel contesto finlandese. Ecco qua, soltanto per darvi alcune indicazioni più puntuali sulle diverse attività che l'associazione svolge sostituendosi ai proprietari, molti di questi proprietari urbanizzati, lontani dalla loro terra, però ancora legati in un certo senso alla terra. Andiamo avanti. L'altro caso è un caso geograficamente vicino a quello della Finlandia, dal punto di vista, scusate, non geograficamente, ma dal punto di vista dell'azione pubblica, è quello del Belgio. In Belgio, come in altri paesi dell'Unione Europea, in particolare, anche se non più Unione Europea, nel Regno Unito, ci sono tasse di successione molto elevate. E questo, ha sempre stimolato un'attenzione all'intensificazione produttiva, dei terreni forestali. I terreni forestali, o producono o riescono a giustificarsi da un punto di vista economico-finanziario, o se no li metto sul mercato e li vendo, perché non sarò in grado di pagare le elevate tasse di successione connesse alla successione ereditaria. E questo ha creato a sua volta la necessità di trovare economie di scala e di realizzare forme associative.
Questo è un esempio di una grande associazione forestale che anche in questo caso prende in gestione conto terzi i terreni forestali e organizza aste e forme di vendita comune associata tra i diversi proprietari. Andiamo ancora avanti. Un altro, Marco, se possiamo andare avanti, un altro caso, questo sì, geograficamente vicino a quello della Finlandia, di grande diffusione delle forme di associazione forestale, è legata al fatto che qua c'è stato un investimento storico da parte del governo nel creare forme associative. E queste forme associative sono state in grado di realizzare investimenti lungo la filiera produttiva, in primis segherie, contratti con imprese di utilizzazione boschiva e anche interventi industriali, investimenti industriali nel settore della produzione di pasta e carta. Questo ha fatto sì che le associazioni dei proprietari forestali siano grandi proprietari di complessi industriali e quindi possano in un certo senso trarre maggior benefici economici, quindi una logica di condivisione dei profitti, dall'essere membri di associazioni che controllano tutta la filiera. Qua vedete alcuni numeri di queste forme di integrazione verticale, sono veramente significative. 51.000 proprietari e tre settori industriali di business collegati a questa attività. Andiamo avanti. Andiamo avanti. E poi abbiamo l'esempio più vicino a noi. In Francia il problema della mobilizzazione delle risorse forestali è stato preso di petto da molti anni attraverso un'iniziativa specifica centrale dell'amministrazione, che è la creazione del Centro Nazionale della Proprietà Forestale. Un centro che si è molto focalizzato sulla idea di lavorare su scala regionale attraverso un insieme di centri regionali della proprietà forestale, andiamo pure avanti, che forniscono una serie di servizi ai proprietari forestali, in primis i piani di gestione, ma anche attività collegate alla utilizzazione conto terzi boschiva, cioè i tagli, la commercializzazione del legname, assistenza tecnica e formazione. Pensate, l'investimento è così significativo che non soltanto esiste questo centro nazionale, esiste la rete dei centri regionali, esiste uno spazio politico e di rappresentanza unitaria degli interessi dei proprietari forestali, ma esiste anche un istituto specifico per la ricerca e l'assistenza tecnica ai proprietari forestali, l'IDF. Andiamo avanti. La prossima slide. La Svizzera è un modello abbastanza simile a quello francese, però evidentemente un modello per certi versi più affine al contesto italiano perché è basato sulla realtà cantonale, e quindi molto più decentrato. E qua un'attenzione grossissima è stata quella al supporto continuo ai proprietari forestali per mettere in atto piani di gestione e addirittura il sistema di qualità, addirittura un marchio specifico per il legname svizzero e molto investimento nell'attività di formazione. Andiamo avanti. Ecco, parlando della realtà italiana, due parole sull'realtà italiana, dove il problema del sostituire o affiancare il proprietario assenteista o incapace, impossibilitato a gestire è stato affrontato lungo due linee di intervento, quello della ricomposizione della mobilità fondiaria, come già ricordato anche dalla dottoressa Stefani, associazionismo, banche della terra, o attraverso, e questo è stato uno strumento molto importante, molto significativo, tuttora
rilevante di soluzioni contrattuali innovative, cioè rapporti contrattuali tra i proprietari e alcuni possibili gestori utilizzatori per fornire alcuni particolari servizi. Per esempio, i contratti servizio calore, specie di ESCO che sono state create per fornire servizio di fornitura di energia termica, soprattutto in comuni montani e a edifici collettivi, contratti di pluriennali di vendita di lotti boschivi. Questo per far sì che la vendita di lotti boschivi non sia basata, come di norma, su aste annuali parcellizzate, ma creando quindi rapporti continuativi con ditte boschive che quindi si radicano meglio nel territorio, contratti di affidamento in gestione per finalità ambientali, di educazione ambientale, addirittura in un settore particolarmente avanzato, interessantissimo perché è un po' pilota, che è quello della piopicoltura, ci sono contratti di vendita di piantagioni immature che quindi abbreviano i tempi di esposizione dei proprietari forestali che investono in questo settore. Andiamo avanti. Bene, in effetti l'associazionismo copre due esigenze fondamentali, una strettamente collegata, talvolta anche due esigenze totalmente integrate nella rivitalizzazione del patrimonio fondiario dei territori rurali e montane. L'esigenza di mettere insieme parcelle di terreno frammentate, quindi creare la forma associativa e l'esigenza di gestirle con un piano, un'idea imprenditoriale innovativa che rimanga sul mercato. Ecco, a me sembra di poter leggere le realtà più significative in Italia secondo, sulla base di tre modelli che per coincidenza corrispondono anche con tre regioni del nord. Qualche forma di submodello si potrebbe fare, si potrebbe avanzare anche con esperienze interessanti nell'Appennino centro nazionale. Ma semplificando, tre modelli che mi sembra particolarmente utile innovare sono quelli delle associazioni fondiarie, di cui ha magistralmente parlato e magistralmente operato Cavallero e la regione Piemonte, i consorzi forestali e le proprietà collettive. Allora, delle associazioni fondiarie sappiamo molto, qualche notizia in più sui consorzi forestali e proprietà collettive. Queste forme associative tra i proprietari, queste forme di recupero a una gestione unitaria dei terreni, a volte possono anche identificarsi con attività proprio di gestione, di intervento e non soltanto di messa in comune di un patrimonio fondiario, ma molto spesso si integrano con iniziative imprenditoriali dove abbiamo visto negli ultimi anni crescere nuove molto interessanti forme organizzative, non soltanto le tradizionali cooperative forestali, ma imprese sociali, cooperative di comunità, altre forme associative di scopo, come già veniva ricordato in precedenza. Ma facciamo due brevi riferimenti all'esperienza dei consorzi forestali in Lombardia e delle proprietà collettive in Veneto, avendo già un quadro molto ben fatto per quello che riguarda le esperienze delle associazioni fondiarie in Piemonte. Andiamo avanti. Ecco, i consorzi forestali, il modello del consorzio forestale trova nella regione Lombardia l'esempio più significativo. 24 consorzi forestali e un impegno regionale che sta diventando ormai sistematico, e questo è molto importante, per supportare al 100% la gestione dell'offerta di alcuni servizi ecosistemici, per cui i territori sono consistenti i numeri in questo caso gestiti dai consorzi forestali quando si tratta di offrire, riconoscere e offrire servizi come stabilità idraulica, servizi turistico-ricreativi, ricevono sulla base di piani annuali una copertura da parte della regione del 100%. Questa è una scelta ben precisa, si è trovata la compatibilità con le regole imposte dall'Unione Europea sugli aiuti di Stato,
libera concorrenza e il modello ha una sua stabilità. Evidentemente qua c'è l'impegno finanziario sistematico e continuo e significativo della Regione Lombardia. Andiamo avanti. La Regione Veneto invece è un caso interessante perché storicamente è una regione dove è molto presente la proprietà collettiva, che prende il nome più comune di regole, talvolta magnifiche comunità. Ma la Regione Veneto ha fatto un passo in più, nel senso che ha stimolato la ricreazione, la rigenerazione di vecchie istituzioni collettive. Infatti, negli ultimi anni sono nate 15 nuove regole. E attualmente il patrimonio gestito complessivamente da queste forme molto partecipate da parte della popolazione locale, quella che è rimasta residente nei territori montani, copre una superficie di più di 31.000 ettari di foreste. E questo processo di aggregazione è tuttora in corso. E dove esistono i presupposti perché questo processo avvenga, sono forme molto interessanti, di gestione associata. Andiamo avanti. Ecco, faccio qualche considerazione conclusiva, qualche riflessione su questa esperienza. Andiamo ancora avanti. E qua, quando leggiamo la realtà italiana, la possiamo leggere sotto il famoso slogan che le persone che hanno la mia età ricorderanno certamente, del leader cinese Mao Zedong: siamo di fronte a una logica delle mille fiori fioriscano. Abbiamo molte interessanti esperienze che stanno nascendo, che sono nate, sono anche terminate, talvolta anche con grossi insuccessi, in molte realtà italiane. Abbiamo le comunità forestali in Lombardia, di cui non ho parlato, ma si potrebbe parlare anche di questo, le comunità di bosco in Toscana, i condomini forestali in Friuli, Venezia, Giulia e così via. Ecco. A mio avviso, l'elemento forte di debolezza è il fatto che non siamo ancora riusciti a fare sintesi, ad attrarre quelle che in linguaggio efficace inglese, anglosassone, vengono chiamate le lesson learn, le lezioni da imparare. Soprattutto non abbiamo condiviso e non abbiamo imparato gli errori fatti nel passato. E quindi non siamo in grado di trarre beneficio da tutte le sinergie che le esperienze molto diversificate che abbiamo condotto e che stiamo conducendo in Italia potrebbero darci. E questo non soltanto sulla realtà locale, che è quella che stiamo esaminando più attentamente questa mattina, ma anche con riferimento alle forme associative a più alto livello. Andiamo avanti, perché nel settore forestale nazionale abbiamo qualche presenza significativa, anche molto positiva, di forme aggregative di interessi nel settore forestale, no? A partire ovviamente da Federforeste, ma anche della rappresentanza delle organizzazioni agricole, l'ANARF per le proprietà forestali regionali e così via. Vedete, l'elenco non è lunghissimo, però è significativo. Sfortunatamente non siamo riusciti a mettere a sistema queste organizzazioni. Non siamo riusciti a far sì che si crei un momento di coordinamento e di rappresentanza di interessi, di advocacy, di più forte capacità di influire sulle scelte politiche. E tanti esempi, anche recenti, ci fanno capire di quanto deboli siamo in questo campo. Andiamo avanti. L'incapacità quindi di fare rete a livello nazionale. Questo è molto evidente quando voi andate, per esempio, a Bruxelles e vedete che su tutte le questioni relativa alla proprietà forestale privata, c'è un'organizzazione di rappresentanza che è la Confederazione Europea dei Proprietari Forestali, in cui ci sono due grandi assenti: l'Italia, che non ha alcun rappresentante, e la Polonia. Però nel caso della Polonia è ampiamente giustificato perché la proprietà forestale polacca è in grandissima prevalenza proprietà pubblica. Andiamo avanti. Italiani quindi come stakeholder silenti, come vengono definiti in ambito della CPF. E la stessa cosa riguarda la rappresentanza della proprietà pubblica. Anche in questo caso abbiamo un'organizzazione internazionale presente a Bruxelles e Eustafor, con una presenza italiana soltanto di alcune poche regioni associate nell'ANARF. Andiamo avanti. Ecco, lo Stato
potrebbe, può fare molto. E il testo unico è stato un passo in avanti assolutamente formidabile di assunzione di responsabilità. Però ci sono cose addirittura più semplici che lo Stato potrebbe fare e che, scusate, e che non sembra fare o non sembra particolarmente impegnato a fare. Intanto, dare continuità agli interventi. Ecco. Noi abbiamo troppi interventi spot. Abbiamo troppi interventi occasionali collegati a misure particolari di finanziamento e abbiamo avuto un susseguirsi di interventi di riforma non sistematici. Non abbiamo nemmeno dato tempo molte volte alle istituzioni di consolidare una capacità di presenza e di servizio alle attività di sviluppo forestale. Non teniamo sufficientemente conto che i tempi della riforma delle istituzioni sono tempi diversi da quelli della qualificazione e motivazione degli operatori e diversissimi da quelli biologici. E di fatto noi siamo condizionati ai tempi biologici di crescita dei boschi e non possiamo cambiare dal giorno alla notte velocissimamente istituzioni, organizzazioni, intervenire con interventi spot che non vengono poi sistematicamente ripresi, come abbiamo visto. Invece è la caratteristica delle politiche di molti paesi centro-nord europei. Andiamo avanti. Lo Stato, può fare molto, anche assumendosi le proprie specifiche responsabilità, che sono quelle del coordinamento delle politiche, dell'animazione, dell'incentivazione, senza, entrare in campi che non gli sono propri. La gestione diretta delle proprietà forestali, la gestione diretta di manodopera forestale. Anche gli schemi di certificazione sono iniziative di carattere privato, il mercato li governa lo sviluppo di questi strumenti. Lasciamo al mercato gestire questi interventi. Ma permettetemi il riferimento un po' pesante, ma perché dobbiamo creare istituzioni come la nuova area di intervento dell'Arma dei Carabinieri che fanno gli inventari forestali nazionali? Ma facciamo fare l'inventario forestale nazionale come in tutti gli altri paesi europei, dai liberi professionisti, sotto il controllo, il coordinamento, l'indirizzo della pubblica amministrazione, certamente. Ma perché gestione diretta e spreco di risorse in questi campi? Applichiamo realmente il principio di sussidiarietà orizzontale, che è un principio della nostra Costituzione. Andiamo avanti, è un campo assolutamente fondamentale. Riprendo qua le parole di un grande economista che io stimo molto, è quello della semplificazione amministrativa. Abbiamo una burocrazia difensiva. I conflitti anche recenti che abbiamo avuto proprio in merito all'applicazione della normativa sul vincolo paesaggistico sono una chiara dimostrazione. Lo Stato deve avere regole chiare ma semplici e applicarle in maniera lineare e veloce. Ecco, quello che vedete a destra è un grafico che ho fatto qualche anno fa per tratteggiare le diverse fasi di approvazione della vendita di un lotto boschivo da parte di un ente pubblico nella mia regione, nel Veneto. E io ironizzo dicendo che a me sembrerebbe che questo processo amministrativo potrebbe essere adeguato per la costruzione di una centrale nucleare e non per un intervento realizzato in base a un piano di gestione, un piano di assestamento già formalmente approvato e che dovrebbe essere realizzato in pochi, veloci, semplici passaggi. Andiamo avanti e finiamo. Ecco. Evidentemente l'associazionismo forestale è un problema anche legato al tema grande della riforma dello Stato. E qua ovviamente per lo Stato intendo tutte le istituzioni di carattere pubblico che si interessano alla gestione dei territori forestali e agro-silvopastorali della nostra montagna. Abbiamo bisogno di un settore pubblico collaborativo che sappia supportare la capacità di fare d'impresa. Meno impegnato nella gestione diretta e più attento alla semplificazione delle regole e a supportare tecnicamente, finanziariamente gli operatori privati. Ovviamente profit, ma anche fondamentale il ruolo del settore non profit. Grazie. Grazie mille Davide Pettenella.
Anche in questo caso sono emersi molti suggerimenti che cercheremo di raccogliere per le prospettive future. E quindi a questo punto direi che è venuto il momento di occuparsi prima di passare al livello locale, di lasciare la parola agli amici francesi che ci parleranno della procedura introdotta dalla legge d'avenir dell'ottobre 2014 in merito soprattutto all'acquisizione dei beni cosiddetti sans maître, che sono appunto le proprietà silenti, da parte delle collettività francesi. Ci racconteranno l'esperienza nella regione Auvergne-Rhône-Alpes, parlerà Guillaume David dell'Unione Regionale delle Associazioni dei Comuni Forestali, accompagnato da Fabio Pesce, che ringraziamo della Fortea Consulting. Le slide sono in italiano, David parlerà in francese e sarà tradotto in consecutiva da Fabio. Quindi Sì, lascio loro la parola. grazie Elena. Vi chiederei di permettere a Guillaume David di condividere le slide, visto che è arrivato il messaggio a me, ma noi avremmo deciso che sia direttamente Guillaume a far scorrere le slide. Quindi, se possibile, dal punto di vista tecnico, dare a lui la possibilità di Moderatore, ciao condividere. Fabio. Ciao Marco, sei tu che Fatto. ti occupi di questo. Ok, benissimo, grazie. Non si sente. Perfetto, ti ringrazio. Brevemente chiederei poi quindi anche di fare una breve presentazione sia da parte di Guillaume che di Madame Trabichet, che è il sindaco del comune di Vigny. Io personalmente sono Fabio Pesce, lavoro per lo studio Fortea, che è incaricato dalla città metropolitana di Torino per attività di assistenza tecnica sulle ASFO di Urseglio e Borgiallo, e visto la nostra con l'assistenza dell'ufficio che abbiamo a Lione e lavorando con i comuni forestali che poi vi presenterà Guillaume, abbiamo avuto l'opportunità quindi di farli intervenire a questo seminario per apportarvi quest'esperienza di acquisizione dei beni silenti, come viene praticata in Francia, per dare degli spunti e per permettervi di fare dei confronti, eventualmente poi per degli scambi sulle metodologie, sulle procedure e anche sulle difficoltà che sono, che ci sono su entrambi i paesi. Quindi vedo che adesso la presentazione è a posto, quindi lascerei la parola a Guillaume e che poi io traduco nella sua presentazione. Grazie a tutti per la loro invitazione a questo evento. È veramente un piacere di scoprire come la questione dei terreni silenti è discussa in Italia e in Europa. Cercherò di presentare in italiano, ma non ho parlato questa lingua negli ultimi 15 anni, dunque ringrazio Fabio per il suo aiuto. Ok, quindi intervengo soltanto se c'è bisogno. Dunque, lavoro per l'Associazione dei Comuni Forestali della regione Auvergne-Rhône-Alpes, che rappresenta 970 comunità locali aderenti sulle questioni delle foreste e dell'uso del legno, e facciamo parte di una rete a livello nazionale ed europeo. Dunque, Fabio Pesce lavora per Fortea Consulting e c'è anche la presentazione di Yannick Trabichet, che è il sindaco del comune di Vailly in Haute-Savoie. Per cominciare vorrei presentare rapidamente il contesto in Francia, con presso poco un quarto delle proprietà forestali che è pubblica dello Stato o proprietà di comunità locali ed enti pubblici, e presso poco i tre quarti della proprietà forestale è privata. E il
il problema principale è la frammentazione fondiaria sul territorio. Più localmente, in Auvergne-Rhône-Alpes, i numeri sono pressappoco gli stessi, con 79% di proprietà private, che è 670.000 proprietari differenti, tra cui terreni silenti. E in Francia, qual è la definizione di questi terreni silenti? Ci sono due casi. Il primo è un terreno silento, una parte di un'associazione aperta da più di 30 anni e per la quale non si è presentato alcun successore. Dunque, il proprietario è deceduto e lo sappiamo. C'è un altro caso, i beni senza proprietari conosciuti, con tasse sulla proprietà che non sono state pagate o sono state pagate da terzi da più di 3 anni. E dunque necessita un lavoro per sapere chi paga o non paga le tasse sulla proprietà. Dal 1803 al 2004, la proprietà di questi terreni silenti era allo Stato e dal 2004 la proprietà e dunque la responsabilità di questi beni è del comune in cui si trovano. E dunque la nostra associazione lavora su questo problema per accompagnare le comune perché hanno la responsabilità dei beni e giusti per spese, tutto quel che può avvenire su questi terreni. Okay. È chiaro? Ok. Sì, è chiaro, Guillaume, vai pure. C'è una specificità: le comuni francesi possono scegliere di rinunciare ai loro diritti a favore di una comunità di comuni o dello Stato. Dunque, abbiamo vari casi. Il primo, abbiamo un proprietario conosciuto, deceduto da meno di 30 anni, senza eredi. È un caso che non fa parte dei terreni silenti. Abbiamo un proprietario conosciuto, deceduto da più di 30 anni, senza eredi. In questo caso c'è una procedura semplice che permette al comune di acquisire i beni o di rinunciare ai suoi diritti a favore di una comunità di comuni o dello Stato. Questo è il caso semplice. Ci sono altri casi per i proprietari sconosciuti, quando dobbiamo verificare il pagamento delle tasse sulla proprietà. Per le proprietà senza edificio. Dunque, le proprietà agro-silvo-pastorale, dal 2014 è il lavoro dello Stato e le comune possono semplicemente lavorare sulle proprietà con un edificio. La verificazione permette di ottenere una lista di beni immobili presupposti vacanti. E dopo c'è una procedura di conferma lunga che prima dell'acquisizione del comune. Nella slide c'è un refuso, mi scuso, non è presupposti vacanti, ma presupposti silenti. Silenti, e dunque è il nuovo quadro legislativo, ma ci sono problemi. Per i proprietari conosciuti c'è un nome nel registro fondario. Lo Stato non ricerca veramente chi paga o no le tasse. E dunque i proprietari conosciuti che non esistono più non fanno parte delle liste trasmesse dallo Stato.
i comuni devono sempre ricercare i terreni silenti, ma non hanno più la competenza per fare questo lavoro, veramente. Dunque, è il principale problema per la ricerca dei terreni silenti. Oggi, il lavoro dell'associazione è di aiutare le comunità a fare liste e ricerchiamo proprietario nato più di 100 anni fa, proprietario senza data di nascita conosciuta, proprietà senza modifica negli ultimi 30 anni e successione aperta. Abbiamo trovato presso poco 200.000 particelle cadastrali per la regione Auvergne-Rhône-Alpes, che sono la proprietà di 60 proprietari. Dunque, lavoriamo con le comunità locali per far conoscere questi risultati, acquisire le particelle cadastrali e trovare come valorizzare questi beni. È un punto veramente importante. Acquisire per acquisire non fa senso. Dobbiamo trovare cosa fare con questi beni dopo. E je vais laisser la parole à Madame Trabichet. Fabio, si tu veux prendre la relève. Bien sûr. Madame Trabichet? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je vous Bonjour. entends. Poursuivre le travail qui a été fait sur les biens vacants et sans maître sur la commune de Vailly, donc, dont je suis maire, est né du constat que nous devions travailler sur notre massif forestier. J'ai une commune de 1800 hectares, dont 800 sont de la forêt et Quindi, 400. je vous demande, Madame Trabichet, en fait, je prendrai la parole pour la traduction de temps en temps. Oui, Quindi, voilà. in seguito al lavoro che è stato fatto dall'Associazione dei Comuni Forestali e nel caso specifico sul comune di Vailly, è stato individuato un comprensorio forestale di 1200 ettari su cui intervenire. Donc, nous avions un massif de 170 hectares comportant 1 010 parcelles et soit 360 copropriétaires. Ce massif n'était pas exploité, n'avait pas d'accès. Nous avons donc travaillé d'abord sur la constitution d'un regroupement de propriétaires en constituant une ASA forestière. Il lavoro che è stato fatto su queste superfici e su queste particelle silenti è quello di e che erano in stato di abbandono, è stato quello di costituire un'associazione fondiaria a tutti gli effetti. Donc, cette association syndicale autorisée, le chef de file était la commune, propriétaire également de parcelles sur ce périmètre. Donc, après cette constitution, nous avons engagé des travaux pour desservir ce massif. Nous avons réalisé 6 km de desserte entre des routes et des pistes pour pouvoir exploiter notre massif forestier, le rendre accessible. Il comune che aveva lui stesso all'interno di questo comprensorio delle particelle forestali è diventato, diciamo, il capofila dell'associazione fondiaria e nell'ambito di questo perimetro ha portato avanti delle iniziative per migliorare la viabilità forestale e quindi permettere un miglior accesso al comprensorio. Mais nous nous sommes rendus compte que si nous avions des propriétaires motivés, nous avions aussi, et c'était dû au grand morcellement, un certain nombre de parcelles abandonnées avec des propriétaires inconnus. Nous ne savions pas vraiment identifier
tous ces propriétaires. Et il fallait, pour poursuivre notre travail et envisager une bonne gestion de ce massif, très impacté par la crise du scolyte également, travailler sur ces propriétaires afin d'identifier vraiment les propriétés vacantes ou en déshérence. Al tempo stesso, all'interno di questo comprensorio c'erano comunque delle proprietà di cui non erano conosciuti appunto i proprietari e per cui, sulle quali era comunque necessario intervenire, in particolare nell'ambito di una crisi fitosanitaria come quella legata agli attacchi degli scolitidi che ci sono stati nel settore in questi anni. Donc, nous avons travaillé, notre commune étant adhérente à l'Association des communes forestières de Haute-Savoie, nous avons travaillé sur un diagnostic sur l'ensemble de notre commune pour établir une cartographie des biens potentiellement vacants. Pas uniquement sur le secteur de la forêt, mais bien sur l'ensemble de notre territoire. E lì il ruolo dell'Associazione dei Comuni Forestali, che in un primo tempo ha fatto questa ricerca cartografica per identificare quelli che sono le proprietà potenzialmente silenti sull'insieme del perimetro del comune, non soltanto sui boschi. Parallèlement, nous avons aussi travaillé sur les biens qui avaient été délaissés par leurs propriétaires, le but étant pour la commune d'acquérir parcelle d'emprise de la desserte pour une question de responsabilité de gestion, de meilleure gestion. In parallelo hanno anche lavorato sull'identificazione di quelle che sono le proprietà abbandonate e in particolare con lo scopo di intervenire sulla viabilità forestale. Donc le diagnostic ayant été établi, nous avons sélectionner enfin les parcelles qui semblaient les plus pertinentes pour engager une procédure de biens vacants et sans maître avec pour certaines eh bien un propriétaire décédé depuis 30 ans et une introduction dans notre patrimoine d'une façon simple. Voilà, en précisant que nous avons travaillé avec les communes forestières qui ont été d'une grande aide sur ce diagnostic. Et si la collectivité n'avait pas été volontariste sur ce sujet, je pense que nous n'aurions pas abouti. Quindi a seguito di questo studio dell'individuazione delle particelle, quindi è poi stata applicata la procedura per l'acquisizione dei terreni silenti e senza l'aiuto, senza il supporto di questo studio, dell'Associazione dei Comuni Forestali, probabilmente il Comune stesso non sarebbe stato in grado di avanzare su questo tema. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail oui long, mais à terme nous espérons que la commune devienne propriétaire de toutes ces parcelles vacantes et nous avons obtenu nous travaillons avec un prestataire extérieur qui est ingénieur foncier et qui est le lien entre la collectivité et les propriétaires en cas de délaissement ou avec les administrations pour faire aboutir la procédure de bien vacant. Il lavoro è sicuramente molto lungo e richiederà ancora molto tempo. Il fatto comunque di aver iniziato ha permesso anche al comune comunque di dotarsi anche di un consulente esterno che continuerà ad assistere negli anni a venire, un ingegnere per le tematiche fondiarie e quindi pensano di riuscire. Sans ingegneria, je pense que la commune n'avait pas les moyens
l'expertise pour arriver à mener à bien ce travail. L'ingénieur foncier est notre relais auprès de certains propriétaires pour aussi en cas de délaissement, pour interroger les services fiscaux et pour rédiger des actes administratifs sans passer par un notaire pour une simplification des procédures. Questo esperto esterno è messo a disposizione dal comune anche per i singoli proprietari, per esempio per ciò che riguarda la redazione degli atti notarili, eccetera. Pour donner une idée, peut-être vous l'avez dit, Madame Trabichet, mais je ne l'ai pas traduit, la taille de la commune en termes de population ou surface, c'est laquelle, afin de permettre aux Italiens de comparer. Que 100 habitants, 1000 hectares de forêt. Et sur ces, on va dire, 800, un peu plus de 800 hectares de forêt, il y a 400 hectares de forêt. Avec des massifs qui sont très impactés, comme je l'ai dit à un certain moment, par le scolyte. Et qui sont peu desservis par des pistes ou des routes. Ça a été coupé au moins à mon niveau. Alors, je vais vous redire, 800, vous m'entendez? 800 hectares, ouais. Environ la moitié. 800 hectares de forêt sur 1800 hectares de superficie totale de la commune, et la population? Dont 400, 900 habitants, 930 habitants. Quindi un comune di 900 abitanti, 1200 ettari di superficie, di cui 800 ettari boscati e la metà di foreste di produzione. Giusto per dare un termine di confronto con altre realtà italiane. Donc c'est une politique très volontariste de la collectivité, innovante. Et pour cela, nous avons été aussi accompagnés par une aide financière dans le cadre des aides LEADER en direction de la forêt. Il comune è molto impegnato su questi aspetti qua e hanno beneficiato anche di finanziamenti nell'ambito del programma LEADER per svolgere questo tipo di attività. Voilà, ce que je peux dire sur c'est un travail vraiment de longue haleine, mais qui est très valorisant et qui nous permettra à terme de gérer beaucoup plus efficacement notre massif forestier. On se rend compte que, alors, on a fait un vrai travail aussi de généalogiste un petit peu sur ce secteur, notamment puisque les propriétaires ont participé financièrement à la desserte forestière et que sur, on va dire, 300 titres de recettes, nous avons finalement peu d'absence de recouvrement sur la participation des propriétaires, parce qu'on a vraiment fait un travail très approfondi sur la recherche des descendants. On ne se contente pas de déclarer un bien vacant, on essaye quand même avant tout de chercher d'éventuels descendants, propriétaires, même s'ils sont lointains. Donc la procédure, elle est quand même traitée avec prudence pour ne pas léser les propriétaires. Donc, il lavoro ha lo scopo principale quindi di rendere possibile una gestione, di migliorare la gestione su questo comprensorio forestale. Il lavoro molto lungo e anche difficile che è stato fatto, con più di 300 richieste, più di 300 dossier investigati, comunque ha comportato, come diceva Madame Trachet, un lavoro praticamente genealogico molto, molto, molto importante, ma che comunque ha avuto degli impatti e dei risvolti positivi per il comune.
e con un ritorno su praticamente quasi tutte le ricerche dei proprietari che sono state svolte ad oggi. Voilà ce que je peux vous dire sur notre expérience de gestion foncière de notre commune, mais qui a aussi un impact non seulement sur la forêt, mais sur des secteurs de pastoralisme et aussi sur des secteurs potentiellement constructibles, des zones urbanisables. On se rend compte que sur nos communes, le morcellement est tel que voilà, il y a des problématiques de foncier sur pas seulement sur la forêt, mais bien plus globaux sur l'ensemble de notre territoire. E questa problematica, questo esempio che vi è stato portato in maniera specifica per la parte forestale, ma comunque anche gestito e trattato a livello della comune anche per i beni che sono di tipo pastorale e con dei risvolti poi anche per ciò che riguarda i terreni edificabili. Merci bien, Madame Fabiché. Merci, merci a voi. Quindi, come avete visto, c'è questo l'esempio, diciamo, francese di applicazione di una procedura che è specifica al contesto giuridico francese e amministrativo anche francese, ma che comunque comporta a forti analogie con le problematiche in Italia, quindi il recupero di terreni abbandonati e poi l'utilizzo della procedura per permettere a delle associazioni fondiarie analoghe a quelle esistenti in Piemonte di poter portare avanti dei sistemi di gestione più efficienti. Bene, grazie. Grazie anche per questa testimonianza. Io tra l'altro volevo già farlo prima, volevo salutare un po' di sindaci presenti questa mattina, sindaco di Cesana, la sindaca di Lauriano, il sindaco di Gravere, i rappresentanti dei comuni di la sindaca di Borgiallo, rappresentanti dei comuni di Bardonecchia, delle Unioni Montane Pinerolese, Sestrier, San Mauro e l'Unione Montana Val Gallenca, Lauriano. Ci sono molti amministratori appunto che stanno seguendo questa iniziativa di stamattina, non soltanto diciamo su territori direttamente seguiti da associazioni fondiarie, ma anche seguiti da altre forme di gestione associata. E volevo anche ricordare, in merito alla valenza complessa degli indirizzi e gli obiettivi che le associazioni fondiarie raggiungono, che non sono solo legati al pastoralismo, come ricordava la sindaca, ma anche ad altri aspetti, nella gestione di un territorio che ormai è antropizzato e urbanizzato, e quindi non è solo più un territorio solo pastorale, solo forestale, ma un territorio misto che si interfaccia con i centri abitati e con gli incolti. Ricordo che noi stiamo realizzando questa attività nel quadro di un progetto europeo che si chiama Social Lab, che non ha niente a che fare apparentemente con gli aspetti forestali o di economia montana, ma ha a che fare con il lavoro di comunità nelle aree montane, perché le associazioni fondiarie sono un esempio e possono diventare una forma di gestione complessa dei beni naturali e dei beni diciamo agricolo silvopastorali, è un esempio di anche di appunto un soggetto che è in grado di gestire molte risorse. Adesso io, scusate per l'incursione, ma ci tenevo a ricordare questo aspetto. Passerei subito la parola a Enrico Raina della Regione Piemonte, che a questo punto, e quindi caliamo sulla nostra realtà locale, che farà un quadro delle associazioni fondiarie in Piemonte. Quindi caliamo sulla realtà locale e parliamo in particolare delle associazioni fondiarie. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Mi sentite? Ci sentiamo.
Un attimo che condivido lo schermo. Buongiorno a tutti, sono Enrico Raina della Regione Piemonte del settore sviluppo della montagna. La mia relazione riguarderà il quadro delle associazioni fondiarie in Piemonte e quindi cercherò di evidenziare quelle che sono state le ricadute, della legge regionale 21-2016 sul territorio piemontese. Prima però di passare a questo aspetto vorrei evidenziare alcune caratteristiche, diciamo così, della proprietà fondiaria piemontese che hanno, per così dire, condotto alla legge. Infatti l'associazionismo fondiario è nato per dare una risposta all'abbandono dei terreni agricoli, soprattutto nelle zone montane e collinari. A questo proposito il professor Cavallero ha già evidenziato alcuni dati statistici. Vorrei ancora solo aggiungere il fatto che negli ultimi 60 anni la superficie forestale in Piemonte è aumentata dell'80%. E questo ovviamente è avvenuto a discapito di prati, di pascoli, di seminativi, di castagneti da frutto, e ha dato origine in moltissimi casi a boschi, a superfici forestali non gestite, quindi lasciate all'evoluzione naturale. Questo abbandono ha fatto sì che l'indice di boscosità sia arrivato al 57% nelle zone montane e al 40% nelle zone collinari. Non mi voglio adesso soffermare sulle cause dell'abbandono, alcuni accenni sono già stati fatti, comporta problematiche non solo agricole ma sociali, economiche. Comunque sicuramente una delle cause dell'abbandono è la frammentazione fondiaria. E a questo proposito vorrei proiettare alcune slide che evidenziano questo aspetto. Questa slide è tratta da un piano di gestione di un'associazione fondiaria montana alpina a indirizzo pastorale. Se si esclude una porzione del territorio gestito dall'associazione fondiaria, se si esclude la particella a sinistra, quella col numero 159. Non riusciamo a vedere, cioè vediamo solo la prima slide, bisogna, forse devi andare sulla seconda. In questo momento vediamo solo la prima, Io sono. cioè Vedete? l'introduzione. No, non si vede. Cioè vediamo la prima. Adesso vedete? No, adesso è andato via tutto. Un attimo, allora provo a ricondividere. Scusate, provo a ricondividere lo schermo. Non mi dà più, non riesco più a condividere, non mi dà più il file. Adesso interveniamo. Proviamo ad aprire da qui. Ok, grazie. Credo ti vedo di nuovo. Ok, posso provare a scorrere? Ok. Va bene così. Ma devo farlo io. Ah, ok, puoi ancora scorrere per favore? Sì. Ecco questa. Questa è appunto una planimetria tratta da un piano di gestione di un'associazione fondiaria a indirizzo pastorale, una parte dei terreni gestiti dall'associazione fondiaria, che sono quelli in rosa, se si esclude la particella a sinistra, che è di proprietà comunale, vedete che le altre sono di poche centinaia di metri quadri, se non anche meno. E quindi sarebbe, se non ci fosse l'associazione fondiaria che ha accorpato questi terreni,
sarebbe impossibile una gestione pastorale o comunque anche a qualsiasi altro indirizzo. Puoi andare avanti, per favore? Questa invece tratta da un altro piano di gestione di un'associazione pastorale in Alta Langa. Sono dei terreni terrazzati, anticamente terrazzati. Anche in questo caso le particelle catastali hanno delle superfici minime. In questo caso l'indirizzo però è viticolo e coriletto no, e noccioleto, per cui comunque è molto significativo anche il recupero di questi terrazzamenti abbandonati da più di 30-40 anni. Puoi andare avanti, per favore? Un ultimo esempio, questa invece è una visura catastale che abbiamo fatto nell'ambito dei bandi con i quali abbiamo finanziato le attività delle associazioni fondiarie. Per verificarne la proprietà, appunto, abbiamo fatto dei controlli a campione e questo terreno è gestito da un'associazione fondiaria del Torinese. Vedete la superficie evidenziata in rosso, 8 metri quadri. In alto vedete pagina 1 di 7, puoi per favore scorrere. Questa è l'ultima pagina. Come vedete ci sono 127 comproprietari. Quindi 8 metri quadri diviso 127 proprietari, se tutti avessero la stessa porzione di comproprietà, avrebbero più o meno la proprietà di 0,06 metri quadri. È ovvio che particelle così non solo sono ingestibili, ma anche se si dovessero affittare o vendere, richiederebbero la firma di tutti i comproprietari, per cui ovviamente sarebbe impossibile anche questo. E solo un'associazione fondiaria può invece permettersi la gestione di queste particelle. Puoi per favore andare avanti? A proposito ancora della marginalità delle superfici piemontesi, vorrei citare lo studio dell'IPLA del 2014 di Marta Lo, Menzio e Terzuolo, che appunto ha riguardato la marginalità del territorio piemontese. Partendo dalle 9 milioni e mezzo di particelle catastali che costituiscono il territorio piemontese, a queste particelle sono stati applicati 7 parametri per evidenziarne appunto la marginalità. I parametri che sono stati presi in considerazione sono la frammentazione delle particelle, ovviamente, per cui il numero di particelle per unità di superficie, la loro forma, la verticalità delle terre intesa come combinazione tra altimetria e pendenza, per semplificare. Alcuni aspetti climatici, quali il raggiamento solare o l'indice di aridità. Puoi andare avanti, per favore? La presenza o meno di viabilità nelle vicinanze delle particelle, la presenza o meno di infrastrutture irrigue, e poi, ovviamente, in base alla fotointerpretazione e ai fascicoli aziendali, la presenza o meno di colture. In base a questi parametri sono state individuate 4 classi di marginalità. Puoi andare avanti, per favore. Quindi le terre non marginali, i territori a rischio marginalizzazione, le aree sottoutilizzate e le aree marginalizzate. Le terre non marginali ovviamente sono quelle di pianura e di collina del Monferrato e delle Langhe coltivate a noccioleti e a vigneti, e quindi sono quelle, diciamo, ad agricoltura intensiva e rappresentano circa il 30% del territorio piemontese. Le aree a rischio marginalizzazione rappresentano il 22% circa del territorio, e in questo caso sono a rischio in quanto sono adatte ad una gamma limitata di usi agricoli. Per quanto riguarda invece le aree sottoutilizzate, rappresentano il 32%, sono gli alti versanti montani, nonché le zone di cerniera tra la pianura e la collina o tra la pianura e la montagna. E queste appunto rappresentano il 32%.
Arriviamo poi alle aree marginalizzate che rappresentano quasi il 16% e queste sono caratterizzate da un'elevata frammentazione fondiaria e da forti limitazioni naturali. Se sommiamo quindi le aree sottoutilizzate con le aree marginalizzate, arriviamo circa al 50% del territorio piemontese. E tanto per dare un dato, sono circa 1.200.000 ettari di superficie. Per cui questo è il contesto territoriale nel quale nel quale sono nate le associazioni fondiarie e nel quale è stata approvata la legge regionale 21/2016 sulle associazioni fondiarie. La realtà odierna è quella che vedete nella slide, nel senso che dal 2012 ad oggi sono state costituite circa 36 associazioni fondiarie distribuite in 6 delle 8 province piemontesi. La maggior parte sono concentrate ovviamente nelle zone montane. Queste 36 associazioni fondiarie gestiscono, o perlomeno hanno conferito 3.000 ettari di superficie complessiva con 12.000 particelle e circa un migliaio di soci coinvolti. Questi sono dati minimi, di minima, nel senso che non tanto sul numero delle associazioni fondiarie costituite, quanto piuttosto sugli ettari e sul numero dei soci, le associazioni fondiarie non sono tenute ad aggiornarci sulla loro evoluzione. E per loro natura le associazioni fondiarie appunto sono in continuo divenire, perché ci sono sempre nuovi soci che entrano apportando nuove superfici. Per cui dicevo che questi sono dati di minima. Per quanto riguarda invece l'orientamento produttivo, la maggior parte sono a indirizzo pastorale o misto con prevalenza pastorale. Per cui troviamo anche coltivazioni di piccoli frutti oppure indirizzo forestale, erbe officinali, e dal 2019 sono nate anche alcune associazioni fondiarie con colture pluriennali, penso ai vigneti, ai noccioleti, ai castagneti da frutto. E queste da un certo punto di vista rappresentano anche un'evoluzione dell'associazionismo fondiario, nel senso che le colture pluriennali comportano investimenti notevoli da parte dell'azienda agricola che gestisce i terreni, per cui questo dimostra anche una notevole fiducia appunto nell'associazionismo fondiario. Si è arrivati a questa situazione grazie anche a due bandi regionali e a tre bandi finanziati dai GAL, che hanno contribuito non solo alla nascita delle associazioni fondiarie, ma anche alla loro operatività, se così si può dire. E puoi andare avanti, per favore? Dopo questo ancora? Dopo i contributi a... Ah no, scusa. Questo va bene. Questo è il primo bando regionale, che è del 2018, con il quale sono stati assegnati contributi a 11 associazioni fondiarie per un importo complessivo di circa 200.000 euro. Il bando finanziava sia le spese di costituzione, sia la redazione del piano di gestione e piccole opere di miglioramento fondiario, sia un contributo ai soci che conferivano i terreni per 15 anni. In questo caso l'importo era di 500 euro una tantum per i 15 anni. Con questo bando, appunto, dicevo, sono state finanziate 11 associazioni fondiarie. Con il bando del 2019, puoi andare avanti per favore, sono pervenute 14 domande per una richiesta complessiva di 250.000 euro circa. Sono stati assegnati contributi ad 11 associazioni fondiarie per 132.000 euro. In questo caso la priorità è stata attribuita alle spese di costituzione, alla redazione del piano di gestione, c'erano 10 richieste, e alle opere di miglioramento fondiario.
Inoltre si è finanziato parzialmente il contributo ai soci per un importo di circa 80.000 euro. La speranza è di poter finanziare nel 2021 tutti i restanti soci che sono ancora in graduatoria. Per quanto riguarda invece i bandi dei GAL, puoi andare avanti per favore, sono stati aperti tre bandi per un importo complessivo di 400.000 euro circa, che hanno finanziato opere di miglioramento fondiario a 10 associazioni fondiarie. Inoltre c'è un bando che si è appena chiuso e metteva a disposizione 94.000 euro di risorse. Uno di questi bandi era riservato al recupero dei castagneti abbandonati, sia cedui e soprattutto castagneti da frutto abbandonati. Puoi andare avanti, per favore? Per quanto riguarda, come avete visto, la Regione ha privilegiato soprattutto il finanziamento per il piano di gestione dei terreni. Questo piano di gestione l'abbiamo inteso come uno strumento appunto gestionale che, partendo dalle caratteristiche stazionali, definisse gli obiettivi agricoli piuttosto che forestali ed individuasse gli strumenti per raggiungere questi obiettivi. Come vi ho detto, sono stati finanziati 20 piani di gestione, 10 di questi sono già pervenuti al settore sviluppo della montagna, 2 sono stati approvati recentemente e 4 sono in via di approvazione, e poi man mano approveremo gli altri. Puoi andare avanti, per favore? Ci tengo a chiarire che per come abbiamo inteso i piani di gestione non sono né piani pastorali aziendali né piani forestali aziendali, ma sono un po' di tutto questo, nel senso che poiché la prevalenza delle associazioni fondiarie è un indirizzo misto, hanno sia aspetti forestali sia aspetti pastorali e così via. Però soprattutto ci tengo a chiarire che l'approvazione dei piani di gestione da parte della Regione non è sostitutiva delle autorizzazioni che l'associazione fondiaria deve comunque acquisire per l'esecuzione degli interventi previsti nel piano, e così pure non comporta deroghe alla normativa vigente in materia agro-silvo-pastorale o paesaggistica. Ad esempio, se un'associazione fondiaria volesse delle deroghe al pascolo in bosco piuttosto che al carico di bestiame, dovrebbe redigere un piano pastorale aziendale a tutti gli effetti, che sarebbe approvato con una delibera di giunta. Questi piani di gestione sono invece approvati con determina dirigenziale. Poiché lo scopo, diciamo, prevalente delle associazioni fondiarie è il recupero dei terreni abbandonati, questi obblighi di legge, come ha ben evidenziato la dottoressa Stefani, sono decisamente pesanti per le associazioni fondiarie, perché la maggior parte dei terreni sono in zone montane, quindi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, perché sono ormai diventati boschi, e quindi comportano una serie di adempimenti burocratici tutt'altro che irrilevanti per le associazioni fondiarie. Però perché è importante l'approvazione del piano di gestione? Puoi andare avanti, per favore? Perché avere un piano di gestione approvato dalla Regione è condizione necessaria perché l'associazione fondiaria possa beneficiare dell'esonero dal pagamento dei costi compensativi per la trasformazione del bosco. Puoi andare avanti, per favore? La legge dice che per trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso e qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea finalizzato ad un uso diverso del suolo. Per cui, ovviamente, essendo le associazioni fondiarie in diritto prevalentemente agricolo, hanno l'obiettivo di recuperare i terreni che sono diventati boschi per ritrasformarli in terreni agricoli. I costi di compensazione sono tutt'altro che irrilevanti. La normativa regionale prevede che per calcolare questi costi di compensazione
ci sia un costo unitario base al quale vengono applicati dei coefficienti correttivi in base alla forma di governo, in base alla gestione del bosco, in base alla destinazione finale del terreno, in base ai vincoli esistenti. In Piemonte il costo base per applicare questi coefficienti è di 15.000 euro all'ettaro, per cui applicando poi i coefficienti correttivi, ad esempio se l'associazione fondiaria gestisce dei terreni in zone vincolate a parco o comunque rete Natura 2000, questo valore viene raddoppiato, per cui saremmo 30.000 euro all'ettaro. Per cui il fatto che le associazioni fondiarie, se hanno un piano di gestione approvato dalla regione, siano esonerate da questi costi di compensazione è un contributo indiretto tutt'altro che irrilevante. Puoi andare avanti, per favore? Questi sono alcuni esempi reali. Ad esempio l'associazione fondiaria di Montemale ha previsto il recupero di circa 9 ettari di superficie che adesso è boscata, per i quali avrebbe dovuto pagare 33.000 euro circa. L'associazione fondiaria di Arguello per 5 ettari e 7 avrebbe dovuto versare alla regione 32.000 euro. L'ASFO Rocca Bianca per un ettaro, poco più di un ettaro, 22.000 euro, l'ASFO Terre di Mezzo per 3 ettari circa 16.000 euro. Quindi senza questa deroga le associazioni fondiarie di fatto non avrebbero potuto operare, perché comunque non sarebbero state in grado di affrontare questi costi che a volte sono ancora maggiori dei contributi che hanno avuto con i bandi regionali. Quindi è un contributo indiretto, una mancata uscita, se vogliamo usare questo termine, che però appunto è tutt'altro che irrilevante. E ripeto, senza questa deroga non sarebbe stato possibile il recupero dei terreni ex agricoli. Puoi andare avanti? Per quanto riguarda invece l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati, la Regione ha approvato una procedura molto, molto snella, se così vogliamo dire, partendo dall'articolo 5 della legge 440 del 78. Non mi soffermo sulla procedura, quel che voglio evidenziare è che al momento non c'è stato particolarmente da parte delle associazioni, le associazioni fondiarie non hanno beneficiato più di tanto di questa procedura. C'è stata una consistente assegnazione di terreni in un'associazione fondiaria del Torinese di circa 350 particelle, però in quel, più che di terreni silenti si tratta di terreni abbandonati, per i quali comunque i proprietari erano reperibili, erano rintracciabili, e quindi l'associazione fondiaria ha adottato questa procedura di assegnazione dei terreni abbandonati e adesso appunto gestisce queste 350 particelle aggiuntive. Ci sono altre procedure in corso in altre unioni montane, perché la procedura è in capo all'unione montana, però ripeto, la tendenza attuale delle associazioni fondiarie e di usufruire di questa procedura più per i terreni abbandonati che per i terreni silenti. E quindi, diciamo, informando i proprietari che c'è questa richiesta di assegnazione. Abbiamo anche avuto alcune richieste da parte di imprenditori agricoli, perché la legge 440, scusate, la legge 440 appunto prevede che possano beneficiare di questa procedura anche le aziende agricole, gli imprenditori agricoli singoli o associati, però in questo caso si è trattato di poche particelle, diciamo di pochi ettari, quindi dati non significativi. Io al momento non avrei altro da aggiungere, voglio solo informarvi che tutte le procedure approvate dalla Regione Piemonte in applicazione della legge regionale 21 le potete trovare a questo sito,
oppure a questo link, oppure contattandoci direttamente. Vi ringrazio dell'attenzione e restituisco la parola. Grazie, grazie Enrico Rain per questo quadro preciso e utile anche per insomma, provare a scendere ancora e approfondire ancora il tema. Adesso parlerò io direttamente e chiedo a Bruno Mandosso se riesce a proiettare le mie slide. Saluto anche il sindaco di Chialamberto nel frattempo e, grazie, buongiorno. E gli amministratori di Prarostino credo siano anche presenti. Allora, intanto abbiamo questo lavoro l'abbiamo fatto con attraverso un breve questionario che abbiamo sottoposto alle ASFO del territorio della città metropolitana, che sono 11 formalmente, in realtà attive 10, in 8 hanno risposto, quindi i dati ve li forniamo. Passiamo pure alla seconda slide, grazie Bruno. Intanto perché ce ne occupiamo, è stato detto, ce ne occupiamo come città metropolitana anche per un motivo molto preciso, perché il tema dell'abbandono non riguarda solo i terreni montani, riguarda anche e quindi terreni che hanno un'economia forestale pastorale più specifica, riguarda anche i terreni pedemontani e in particolare gli incendi, le zone di innesco degli incendi interessano anche delle aree sicuramente esposte per motivi diversi di interfaccia con le aree residenziali, cioè aree agricole che sono diventate anche residenziali, che mantengono degli spazi incolti, incolti che nel tempo sono diventati boscati e che sono sicuramente luoghi di innesco di incendi e anche pericolosi, particolarmente pericolosi, perché la popolazione residente in realtà è vicina. Quindi la città metropolitana nella sua composita geografia, che è una geografia, esiste una, sicuramente metà del territorio in montagna, ma anche una parte pedemontana molto mista. E quindi il tema dell'abbandono dei terreni e della valorizzazione delle forme alternative, diciamo delle forme innovative di gestione associata, tra cui le associazioni fondiarie, che non sono le uniche, è un tema che ci interessa sempre di più. In termini di governo complessivo di un territorio e non solo dal punto di vista delle economie agricole e forestali. E perché siamo sempre molto attenti storicamente, come filosofia della provincia di Torino, oggi città metropolitana, ai temi che riguardano la gestione complessa che le nostre comunità locali a scala comunale devono operare, quindi in particolare sui territori rurali e montani, e quindi siamo sempre attenti a quello che avviene a scala comunale per provare ad accompagnare le amministrazioni locali in questa difficilissima opera, in un quadro che è dinamico, in un quadro che sta cambiando e cambiano gli assetti, le destinazioni d'uso dei territori, aprendosi magari anche nuove possibilità. Quindi andiamo avanti. Questo è il quadro, ho messo in rosso i dati interessanti, l'elenco riguarda 11 associazioni fondiarie, l'ultima mi dicono è per il momento non è ancora del tutto attiva, o forse sì, c'è il sindaco, magari ce lo può dire. E le associazioni nascono anche prima della legge. Della legge regionale sono tutto sommato recenti, non riguardano come vedete le aree montane soltanto, anche se queste prevalgono, ma anche le cosiddette aree collinari, come il caso dell'ASFO Cornalin, che
che fa riferimento al comune di Lauriano, dovrebbe essere anche presente la sindaca, e anche l'area di Monpantero, che non riguarda solo, che non è un'area classificata solo montana, ma è un'area di bassa valle. Passerei alla slide successiva. Questo, ecco, volevo solo per collegarmi al tema degli incendi, vi dirò dopo perché ci interessa tanto. Si vede in verde sono le aree oggetto di incendio con superficie maggiore di 5 ettari. In arancione i puntolini che forse vedete in corrispondenza della Val di Susa e di tutta quella fascia pedemontana sono puntolini di inneschi incendi nel periodo dal 97 al 2019. E invece i fiori gialli, le primule gialle, sono le ASFO, le associazioni fondiarie che, come vedete, della provincia di Torino, come vedete, una è il Cornalin che si trova in basso a destra nell'area collinare, le altre sono tutte montane o pedemontane, e in alto Borgiallo, nel territorio del Canavese c'è solo Borgiallo. Poi vedete scendendo la Sola Chiara, che si trova a Usseglio, Valle di Lanzo, Alta Valle. Le altre ASFO sono tutte sui territori montani o di alta o di bassa valle, tra la Valle di Susa e il Pinerolese. Prevale Valle di Susa, poi Pinerolese, direi territori della Val Germanasca e del Pinerolese Luntin, che è l'ultima in basso, è sul territorio di Prarostino. Quindi, come vedete, c'è una concentrazione in alcuni territori probabilmente più sensibili e con una copertura forestale importante e anche gestita storicamente, e quindi con una diversa probabilmente attivazione da parte dei sindaci, dei comuni su questi temi. Vediamo anche dei vuoti su territori, per esempio colpiti da incendio come le valli Orco e Soana, su cui probabilmente forme di gestione associata sarebbero interessanti, parlando soprattutto di ASFO. Passerei alla slide successiva, a quella dopo, Bruno. Ecco, questa, vabbè, di nuovo sono i punti di innesco degli incendi, si vedono meglio nel periodo dal 97 al 2019. Come vedete, Val di Susa, molto area pedemontana diffusa, e non solo, anche aree di pianura e in parte collinari. Passerei alla slide successiva. Ecco, questi sono i numeri di soci iniziali, costituenti, in giallo, e i rossi sono i nuovi aggiunti nelle varie ASFO. Alcune, come vedete, negli anni dalla Costituzione ad ora, sono 4-5 anni, si sono molto rinforzate, altre come l'associazione, l'ASFO Paradiso di Monpantero, altre meno, però tendenzialmente c'è stata una crescita di soci, e questo è un po' un termometro di vitalità e di salute, di stato di salute delle nostre associazioni fondiarie. Passerei alla slide successiva. La natura dei soci: si tratta di soci proprietari, in alcuni casi coltivatori, allevatori, quindi, ma anche altri soggetti che si sono associati, i figli dei proprietari, ci sono anche casi di sostenitori privati altri, quindi una natura mista, ma qui prevalgono i proprietari dei fondi. Slide successiva. Allora, superficie in ettari, come il totale per il momento coperto in provincia di Torino, su quelle che in realtà solo sulle 8 che abbiamo censito, quindi mancano all'appello probabilmente 2, ma diciamo più o meno la superficie sulle censite
la quasi totalità è quella, e il distribuito, ci sono delle ASPO più di dimensioni più importanti e altre più piccoline, magari nate in periodi successivi, cioè in periodi più recenti. Dipende anche dalla disponibilità di superfici e dalla situazione orografica. Passare alla slide successiva. La destinazione culturale è mista, tendenzialmente proprio mista, colture agrarie, pascolo e bosco. In qualche caso invece si specializza, qui sulle 8 che abbiamo di cui abbiamo i dati, su pascolo-bosco. Questa destinazione mista testimonia appunto di associazioni fondiarie che si trovano anche in aree più di bassa valle o di collina, e quindi l'esigenza è complessa, non è solo quella di gestire un patrimonio forestale, ma è quella di gestire un territorio che ha appunto diversi utilizzi e destinazioni possibili, tutte in crescita come numero di soci e come superfici, e terreni in prevalenza privati, in un paio di casi ci sono anche proprietà pubbliche, ma prevalgono quelle private. Passerei alla slide successiva. Sono stati inviati i piani di gestione, è stato inviato alla regione in qualche caso, basandosi su una base cartografica catastale in prevalenza, cioè rilevazioni legate ai dati catastali, non rilevazioni dirette. Non sempre, come vedete, solo in alcuni casi sono stati inviati alla regione i piani, il finanziamento, e questo è il dato più interessante su cui ci interessa riflettere. In gran parte c'è un contributo dei soci al sostegno delle associazioni fondiarie, però in alcuni casi è intervenuto il bacino imbrifero montano, per esempio Valpellice, in questo caso, a sostenere economicamente alcune attività delle associazioni fondiarie, in altri casi il GAL, quindi come già ricordava la regione, associazioni onlus, la lotteria, quindi azioni diciamo di crowdfunding territoriali, raccolta di fondi dai cittadini, dalle persone del territorio. In un caso finanziamento attraverso la misura 16 del piano di sviluppo rurale. Quindi questo testimonia di nuovo comunque di una capacità delle associazioni fondiarie di mobilitarsi per raccogliere fondi pubblici e privati in vario modo. E questo è un tema su cui magari vale la pena poi scambiare delle buone pratiche, perché il lavoro delle associazioni fondiarie richiede molte risorse umane ed economiche. In un caso il comune è stato finanziatore, in un caso l'areale mutuo attraverso delle donazioni in kind, in beni, ha sostenuto. Passerei all'altra slide. Le collaborazioni di vario genere interessano le imprese ovviamente agricole, forestali, esistenti, in qualche caso anche nuove imprese che si sono costituite, in un caso in realtà, associazioni locali, cooperative sociali. Davide Pettenella all'inizio ricordava il ruolo del terzo settore, dei mondi altri rispetto alle imprese agricole, che possono entrare in forme nuove di accordo all'interno delle associazioni fondiarie o con le associazioni fondiarie, i consorzi locali, in un caso un ente di assistenza tecnica e formazione che è la scuola Malva Arnaldi di Bibbiana, in qualche caso anche collaborazioni con gli enti pubblici. Quindi gli accordi e i supporti sono vari con, diciamo, i mondi che rappresentano le nostre comunità locali. Passerei alla slide successiva.
suggerimenti che ci provengono dalle associazioni fondiarie, a cui poi tanto daremo la parola, in ordine a prevedere misure dedicate alle ASFO priorità anche all'interno del piano di sviluppo rurale, se non sarà possibile all'interno del piano nazionale, del PNRR, almeno all'interno, utilizzando gli strumenti a nostra disposizione, già a nostra disposizione, è necessario appunto avere un sostegno su tutte le azioni che le ASFO devono compiere per contenere il dissesto, occuparsi di viabilità rurale, di infrastrutture agricole, miglioramento fondiario, gestione di prati, pascoli, di formazione. Sulla formazione occorre lavorare per avere risorse anche per costruire, magari partendo dallo scambio di buone pratiche che vogliamo promuovere anche come città metropolitana, delle buone pratiche, delle conoscenze condivise tra le ASFO. E altre, diciamo, sostegni riguardano gli oneri tecnici della progettazione e vabbè, qualcuno segnalava l'esigenza di dare priorità al finanziamento ai soci prima che alle associazioni fondiarie. Passerei alla slide successiva. In conclusione, allora, le associazioni fondiarie hanno bisogno di essere sostenute in modo adeguato. Noi, quello che la città metropolitana ha fatto attraverso fondi europei è quello di appunto presentare un progetto che si occuperà in realtà di molto del rischio incendio, ma abbiamo voluto, ed è per quello che vi ho parlato di... ha cercato un collegamento, abbiamo introdotto anche delle ipotesi, più che delle ipotesi, all'interno della progettazione, delle azioni a favore delle associazioni fondiarie, che riteniamo appunto uno strumento molto efficace anche per contrastare gli eventi come gli incendi. E se il progetto passerà, arriveranno delle risorse che potremo destinare a partire dalla fine di quest'anno per lavorare in maniera mirata sulle nostre associazioni fondiarie, insieme a quello che è il contributo regionale in proposito. Io credo che, in particolare, vorremmo costruire una rete permanente di scambio di conoscenze e di collaborazione permanente appunto tra le associazioni fondiarie, e la giornata di oggi voleva essere anche un po' un momento in cui avviamo questa rete che riteniamo importante, perché ormai le ASFO sono mature per scambiare molte esperienze e abbiamo bisogno probabilmente di rafforzare un po' il loro lavoro e sostenerle, quindi oggi voleva essere l'avvio di questa rete. Ricordiamo l'esistenza di altre forme di gestione, si lavora anche molto sui consorzi forestali che già esistono e saranno parte di questa rete, e su altre forme di gestione dei territori come i consorzi, altri consorzi fondiari. Ricordo quello di Chialamberto, ma ce ne sono altri, Riclaretto e altri, che sono forme associate di gestione che dobbiamo provare o a trasformare in associazioni fondiarie dove può valerne la pena, o comunque a tenerle in rete perché hanno finalità molto simili e quindi vanno appunto considerate. Auspico in conclusione che il nostro Recovery Fund o plan, se manterrà qualche azione come gli accordi di filiera, dia però priorità alle aree montane in questa applicazione, perché se no rischio che gli accordi di filiera, che possano essere utilizzati, come auspicava la dottoressa Stefani, anche per rafforzare l'economia montana, vadano a finire a ben più strutturate filiere di pianura. Quindi
Io veramente auspico che in questo magari rivisitazione del recovery fund si italiano si pensi alla montagna, perché altrimenti si fatica a ripensare in modo innovativo il recupero, il recovery di un territorio se si continua a zonizzare poi a zonizzare verso alcune aree e non ad altre le iniziative. Quindi no, io non vi rubo altro tempo e vi lascerei a questo punto la parola alle associazioni fondiarie, perché vorrei che è presente in particolare la Asfola Chiara, Maria Beria, che è una delle prime associazioni fondiarie che ha una storia importante a Ausseglio, e poi abbiamo anche la sindaca di Lauriano, Matilde Casa, che c'è e che può raccontarci invece l'esperienza di un'associazione fondiaria di collina altrettanto di lunga esperienza. È presente credo anche il sindaco, tra l'altro, di Marentino, che vorrebbe avviarla un'associazione fondiaria, e poi lascio comunque la parola anche alle altre associazioni che vogliano intervenire. Quindi non so, Maria o Matilde, se volete. Comincio io allora, perché volevo innanzitutto ringraziare per l'organizzazione di questo incontro, perché è veramente molto utile, perché tutte le informazioni, gli spunti sono utilissimi per quel che riguarda le associazioni fondiarie. Allora, quella dell'associazione fondiaria Cornalina ha una storia un po' particolare, nel senso, noi siamo un po' diversi, anche perché siamo stati, credo, i primi a pensare a questo discorso dell'associazione fondiaria in collina. Quello che è successo, e qui sono contenta di rivedere in video il professor Cavallero, lo dico in estrema sintesi, è che nel 2013 io ero sindaco da qualche anno e ho deciso di occuparmi di associazioni fondiarie, perché alcuni anni prima ne avevo sentito parlare diffusamente dal mio professore in facoltà. Il professore era ovviamente Andrea Cavallero, e allora sono partita, Andrea lo ricorderà, sono andata proprio a trovarlo a Grugliasco e gli ho esposto la mia idea, cioè l'idea, ed è quello che voglio sottolineare, dell'importanza dell'aiuto da parte delle amministrazioni ai vari livelli per questo progetto. E Cavallero si ricorderà, mi disse: io non voglio avere a che fare con la politica in nessun modo, e forse per alcuni versi poteva anche avere ragione. In realtà quello che è successo è che cominciò proprio da lì questa collaborazione. Lui mise a disposizione del mio piccolo comune, ma soprattutto dell'allora giunta regionale, la sua competenza, e grazie proprio, e fondammo innanzitutto, ci aiutò a fondare nel 2014 Cornalina, appunto, la nostra associazione fondiaria, insieme anche al comune di Tonengo d'Asti, con cui noi confiniamo. Ma soprattutto fu grazie alla giunta di allora, quindi vanno ricordati anche l'assessore Ferrero e l'assessore Valmaggia, che uno per l'agricoltura e l'altro per la montagna decisero e diedero, diciamo, voce a questa nostra richiesta, facendo un tavolo tecnico che con le associazioni fondiarie e con esperti, tra cui il massimo esperto era ovviamente il professor Cavallero.
Questo per dire che mi fa piacere oggi perché di strada è stata fatta veramente molto. Noi in questi anni io sono stata contattata da più parti, sia da persone che volevano cominciare questa esperienza, ma soprattutto, e torno a dire ed è fondamentale, qui parlo nel doppio ruolo, quello di amministratore e quello di facente parte dell'associazione fondiaria. Ma soprattutto il ruolo degli amministratori, perché credo che sia fondamentale. A questo punto direi anche non solo degli amministratori comunali, ma anche degli amministratori e della struttura della città metropolitana, nonché della regione. Quindi, quello che direi alla luce della nostra esperienza è fondamentale in questa fase, come dicevo, a parte l'aiuto e il supporto delle amministrazioni, è quello che ovviamente si sta cercando di fare ed è un coordinamento tra le associazioni fondiarie. Io ricordo che proprio quando mi venne in mente questa idea di cominciare a mettere su questa sorta di progetto un po' buttato per aria all'inizio, chiamai proprio fisicamente i 5-6, credo che fossero le associazioni fondiarie in Piemonte, tra l'altro una delle prime, proprio quella di Carnino, che però avevano, a differenza di quella che stavamo facendo noi con il comune di Tonengo, erano assolutamente solo private. Ecco, quello fu un momento importante che trovò la sua realizzazione qui, con quello che spero, ed è il mio augurio, sia proprio un coordinamento delle associazioni fondiarie proprio per lo scambio delle buone prassi, eccetera. E l'altro grande tema, e anche ma di questo credo che la Regione Piemonte si stia occupando, è il discorso di riuscire finalmente a fare una vera, non solo politica, ma azione di ricomposizione fondiaria. Perché è fondamentale questo tipo di ragionamento e deve essere quello a cui arriverà poi l'associazione, il motivo vero per cui si è deciso di fare le associazioni fondiarie. Concludo questo mio intervento con, diciamo, una nota molto positiva, una cosa di cui io sono molto contenta, ed è il fatto che noi appunto siamo in crescita relativa, ma soprattutto abbiamo avuto i primi piani di gestione. Noi continuiamo come comune a collaborare e anche a sponsorizzare, perché io credo che sia una cosa importante per un comune avere un'associazione fondiaria. La cosa importante è che ci sono molti ragazzi, molti, insomma, alcuni ragazzi che hanno deciso di venire a lavorare proprio sulle terre dell'associazione fondiaria, persone proprio, come diceva il professor Cavallero, con alti curriculum, e che fanno anche una scelta di vita. Se posso dire solo una cosa rispetto all'esperienza, ed è una cosa su cui anche con Elena Di Bella non eravamo in accordo, io credo che sia importante che le associazioni fondiarie crescano. Non sono così convinta che sia importanza che si moltiplichino, e mi spiego. Io credo, per esempio, ed è l'offerta che ho fatto e stiamo procedendo in questi termini, che ci sia un discorso sovracomunale, perché l'importanza che abbiano una certa capienza e riescano ad avere anche una certa struttura è importante. Quindi, io non credo in un'associazione fondiaria in ogni comune, ma anzi deve aiutare, più comuni insieme devono partecipare ad una stessa associazione fondiaria. Questo fa bene in generale ai comuni che imparano a lavorare insieme, ma credo che sia anche fondamentale, soprattutto quando parliamo ovviamente di piccoli comuni, di piccole zone. Grazie ancora e complimenti per l'organizzazione di questo incontro. Grazie, grazie mille Matilde, ma insomma, tanto avremo modo di ritornare sui temi anche della moltiplicazione o meno dell'accorpamento delle ASPO, che in effetti non ha senso che ne esista una in ogni comune. Io adesso lascerei a Maria Beria che aveva chiesto la parola prima e poi ha chiesto di parlare Luciano Nocera, consigliere di Prerostino per l'ASFO Lumetina. Complessivamente. Ringrazio Città Metropolitana di darmi la parola e di questo grande e positivo sforzo di coordinamento. Pare anche a me
che sia una tappa di sviluppo molto importante. Chi pratica già la virtù associativa ha trovato modo di appuntare tantissimi spunti questa mattina. Io per prima vorrei sottolinearne alcuni, poi se c'è tempo passiamo alle slide che vi ho mandato, altrimenti omettiamo quella parte. Per quanto mi riguarda, ho trovato molto importante che l'insieme dei relatori della prima sezione abbia evidenziato alcuni punti che dobbiamo riuscire ad approfondire tutti insieme. L'ultimo, quello della dimensione. Le associazioni non devono diventare il campanile. Condivido uno slancio extra comunale e ritengo soprattutto importante che le ASFO si colleghino con tutte le azioni che sul territorio vengono portate avanti, nel caso nostro Unioni Montana, GAL, consorzi di filiera, diciamoli così. Secondo punto, il tema del rapporto tra proprietà e territorio. Siamo nati per essere dei gestori di un patrimonio e Elena ci dice veramente state diventando dei gestori di territorio. Ecco, appunto, solché la base proprietaria, che è il nostro socio, ha delle esigenze particolari, esigenze e potenzialità, perché opera con visione privatistica. E Davide Pettinella ci ha detto cosa succede in altri paesi in cui la proprietà diventa il motore della filiera. Non credo che arriveremo a tanto, ma sono stimoli importantissimi da riportare nei nostri consigli direttivi. Ulteriore aspetto è la contrattualistica. Noi abbiamo dedicato due piccoli bandi GAL, diciamo così, a questi argomenti. C'è molto da fare. Abbiamo veramente bisogno di aiuti nelle norme che stiamo costruendo per vivere, diciamolo così. Infine un cenno alla formazione. L'avevo promesso, avrei voluto parlarne, ne ho parlato anche col professor Cavallero l'altro giorno, ma oggi abbiamo avuto due significativi stimoli nuovi. Abbiamo sentito dire che in Francia opera un operatore definito ingegnere del patrimonio. Noi non ce l'abbiamo in Italia e i nostri tecnici forestali, veramente, compreso il nostro, che qui ringrazio, ci supportano in ogni modo per comprendere normative complesse e confrontarci con i proprietari da un lato e gli enti dall'altra. Forse studiare queste nuove forme di professionalità anche all'Italia potrebbe far del bene in questo momento di transizione e di costruzione. L'altra figura è quella dell'ingegnere del territorio, inteso come diffusore, comunicatore, sollecitatore. Ho preso nota perché nella presentazione che avevamo preparato, più in generale nei nostri pensieri fino ad oggi, eravamo solo arrivati alla necessità di ricostruire il professionista della zootecnia alpina. Se lanciate la presentazione, io vi ringrazio, altrimenti provo a farlo da parte mia. Provo io. Sì, grazie. Perfetto, la prossima. Sì, grazie. Un attimo che chiudo, se non si vede nulla. Allora, così vedete il nostro palindromo. Il logo associativo è diventato il palindromo del SATA. Ma andiamo avanti. Siamo nati nel 2016 a ottobre, quindi abbiamo 4 anni circa, in quella zona centrale della Piana d'Usseglio dove vedete il simbolo stellare, tante piccole proprietà con divisione di obiettivi tra, diciamo, amici di frazione. 26 associati per 6 ettari. Nel novembre del 2019 eravamo arrivati a 70 ettari con 50 associati, a oggi, quindi dicembre 2020, 58 associati per 126 ettari. Sostanzialmente abbiamo contaminato tutta la zona delle abitazioni permanenti attuali o storiche del comune di Usseglio. Abbiamo avuto conferimenti anche dal limitrofo comune di Lemmie, non ancora per gli altri comuni confinanti. La prossima, grazie. Quali sono stati i motori? Riuscite a far vedere la prossima? Non riesco, ecco, adesso è avanzata. Ecco, grazie, perfetto. Quali sono stati i motori di questa crescita? Credo che sia la precedente. Credo che sia interessante un attimo esaminarli. Intanto alla nascita, anche noi abbiamo avuto un battesimo guidato dal professor Cavallero, un'assemblea di cittadini, c'erano tantissime persone,
una presentazione efficace di quello che succedeva in allora in Italia, di quello che poteva succedere oltre Alpe, e quindi era luglio del 2016. Nell'ottobre ci siamo riuniti, eravamo molti di meno, con una superficie decisamente meno rappresentativa, però siamo riusciti a partire. Quindi direi che indubbiamente la nascita dell'associazione è stata fortemente voluta dal comune. La prossima, se si potesse, e dall'allora amministrazione comunale, quindi, e da un intervento di apertura aperto, intelligente, motivante, che ha convinto anche diversi giovani, devo dire, che poi oggi non sono proprietari, quindi stanno attendendo da noi, credo, dei risultati. Poi l'impegno del consiglio direttivo ci ha traghettati verso la seconda fase, in cui l'impulso alla crescita sicuramente va ricondotto alla presa d'atto. Qui ho scritto più banalmente di un finanziamento regionale, in realtà dell'esistenza di una norma quadro importante che aveva superato una verifica di costituzionalità e quindi dava confidenza al proprietario. Poi anche un finanziamento che indubbiamente ci ha aiutati. Successivamente il consiglio direttivo è partito in una campagna mirata di individuazione di quei terreni che, essendo confinanti, limitrofi, interposti, erano indispensabili per un vero e proprio piano di gestione. E così siamo arrivati alla configurazione di oggi. Se torniamo alla tavola di apertura, voi avete visto una mosaicatura pazzesca, quindi noi dobbiamo e possiamo crescere ancora. Dobbiamo saldare tutte quelle aree o con dei conferimenti o, come abbiamo pensato, mettendo a punto i nostri contratti, con degli accordi che siano bonari, come è stato più volte detto anche questa mattina, senza rendere cogente il vincolo associativo. Certo, questo sconterà sui contributi e più in generale nei rapporti con gli enti qualche difficoltà, ma riteniamo che sia importante andare in quella direzione. Se possiamo procedere. La composizione per quanto attiene alla vocazione, anche noi abbiamo molto verde scuro perché un pochettino siamo in montagna, quindi il bosco è una copertura ordinaria importante delle nostre pendici e acclivi, ma in realtà abbiamo anche tanti di quelli che vengono chiamati boschi di invasione. Siamo partiti con un indirizzo pastorale, in realtà a oggi la componente forestale è prevalente, ci consente quindi di partecipare ad accordi e strategie di filiera con tutta la valle, questo è anche positivo, devo dire. Però certamente cercheremo in qualche maniera, con le indicazioni che ci ha fornito anche il funzionario, il dottor Raina, che ringrazio per essere stato vicino a noi fin dalla nascita. Cercheremo di ricondurre un poco di questi boschi di invasione a quei pascoli di cui sentiamo tanto necessità per molti motivi. Abbiamo anche dei prati ai quali potremo, credo, ritornare e degli ex coltivi molto desiderati dai villeggianti e da quella categoria di turisti ricorrenti che sono un po' la ricchezza delle nostre montagne. La prossima. Per cortesia, rapidissimamente, quali sono i nostri punti di forza? Io credo che al di là della bontà del quadro normativo di riferimento ampiamente descritta, sia il cosiddetto commitment del consiglio direttivo. Oggi abbiamo un consiglio di 7 persone, sembra molto, ma in realtà consente a diverse culture, a diversi spunti tecnici, a diverse sensibilità di confrontarsi e di portare avanti un carro che è abbastanza pesante e faticoso, come tutti possono ben comprendere. Questo ci consente di avere di fatto la fiducia dei soci. Punti di debolezza, sicuramente una frammentazione non superata, un ricambio generazionale ancora tutto da affrontare, non abbiamo neanche un giovane al di sotto dei 40 anni in consiglio direttivo e una carenza drammatica di professionalità e di imprese adatte a lavorare in montagna. Le opportunità che abbiamo di fronte siamo nelle valli di Lanzo, siamo soggetto delle aree interne, non vogliamo essere un soggetto passivo. Da oggi in poi lo andremo a dire con più forza agli enti che ci rappresentano sul territorio. Secondo opportunità, i progetti di filiera, condivido la preoccupazione che siano filiere troppo grandi, troppo nazionali, ma ci sono e possono lavorare vicino a noi. Le minacce sono le minacce di tutto il pascolo e di tutta la PAC, quindi l'arrivo da fuori, dall'esterno, di imprese non integrate. Noi abbiamo cercato, questo lo voglio dire, di curare i margari che c'erano, con tutti i loro difetti, sottolineando
sono imprese che arrivano dal territorio, che tornano stagionalmente sul territorio e stiamo provando a farle crescere con noi. Temiamo l'arrivo di imprese esterne. L'altra minaccia sicuramente l'assenza di una progettualità turistica coerente con tutte quelle esternalità che il nostro lavoro vorrebbe sostenere. Di questo sentiamo fortemente bisogno. Al prossimo, per favore. Cosa vogliamo fare nel medio periodo? Vorremmo un po' di buone pratiche, ha detto Elena. Sì, qualche modellino che possa funzionare, che convinca, sia nella gestione della singola particella, sia nei rapporti territoriali. La prossima. Un esempio da prendere con le pinze, come si suol dire, ma è un esempio concreto, ne abbiamo parlato domenica in consiglio direttivo. Noi abbiamo presentato un piano in regione, quindi quali siano gli obiettivi della nostra gestione l'abbiamo dichiarato. Per quanto riguarda la parte della biomassa forestale, potremmo anche averne un impiego diretto in un piccolo, piccolissimo immobile che andremo a salvare dall'abbandono dell'Enel per farlo diventare la nostra sede e una foresteria possibilmente per studenti universitari. Ecco che questo piccolo modello di autoapprovvigionamento pianificato su risorse private che sono ritornate a essere un bene collettivo può insegnare e aiutarci a convincere quella parte di concittadini che non sono ancora passati dalla nostra parte. Molto più difficile il tema invece pastorale perché manchiamo di professionalità. La prossima, per favore. Non noi, ma il mondo che ci circonda. Questo ci ha portato a presentare in questo momento sui tavoli diretti come associazione di categoria e ente formatore in IPA una proposta formativa per la zootecnia di montagna. Abbiamo bisogno di far crescere le imprese margare, farle ridiventare delle imprese montane e potenzialmente far nascere tra loro qualche impresa stanziale. Oggi Useglio sostanzialmente non ne ha, ci sono due piccoli coltivatori diretti. C'è la possibilità di ospitare una media impresa che rappresenti non solo la tradizione del territorio, ma il suo futuro, che è la cosa più importante. Senza di questo, credo che la parte pascoliva, potrebbe andare a perdersi in tempi molto, molto rapidi. E quindi chiediamo su questo sforzo alla formazione professionale l'impegno di tutti, inclusa città metropolitana, nel sostenerci. La prossima. Grazie. Per quanto riguarda il contesto regionale, certamente potremo parlarne in una sede più appropriata. Abbiamo provato un po' a elencare quali sono le misure sulle quali avremmo necessità di un riconoscimento o almeno di un dialogo. Innanzitutto il premio di conferimento. Perché? Perché come avete visto, la nostra base sociale si è moltiplicata, non solo in ettari, ma anche in persone. Non avere lo stesso trattamento per i diversi conferimenti è per noi una misura di ingiustizia, ma non possiamo saldarla perché l'ASFO non ha la possibilità di anticipare un premio che poi forse non verrà. Quindi alcuni concittadini indubbiamente si sono sentiti non condivisi nello sforzo che hanno fatto di convincere i fratelli, i cugini, i nonni, i nipoti per arrivare finalmente a quel conferimento. Noi riteniamo che debba essere affermato un principio di equità. Se la legge prevedeva 500 euro per ettaro, questi devono o prima o poi almeno essere messi a credito nei nostri bilanci, diciamola così, per poter dare confidenza ai soci. Secondo, le misure 16, quindi tutte quelle relative all'associazionismo. Noi chiediamo che le associazioni fondiarie vengano riconosciute come forma stabile, anche se non lo siamo e lo sappiamo, perché c'è libertà di ritirare il conferimento, questo lo sappiamo, ma vengano riconosciute e quindi ammesse alle diverse forme di intervento regionale. Poi due aspetti più tecnici, uno per quanto attiene alle misure, diciamo, selvicolturali, quindi gli interventi nei boschi in cui si diceva un tempo il macchiatico è negativo, abbiamo bisogno di aiuto. Siamo nati per vincere l'abbandono, quindi non è una nostra noncuranza che ha determinato la presenza di queste superfici. Siamo stati fatti nascere per affrontarle. Crediamo che sia giusto chiedere
un aiuto per poter far lavorare delle imprese, tra parentesi, già costituite in ATS su nostra stimolazione. Attrezzature. Non siamo un'impresa, è stato però ricordato dal professor Cavallero, che ringrazio, che noi aiutiamo le imprese a fermarsi, a crearsi, a riflettere per nascere. Ecco che se avessimo qualche attrezzatura da noleggiare, per esempio, a loro, potremmo aiutare la partenza, la ripartenza di un'economia di impresa di montagna. Il richiamo alle aree interne l'ho già fatto in precedenza e quindi possiamo passare alla prossima slide. Ecco qua, un ringraziamento al Consiglio Direttivo. Come vedete abbiamo un rappresentante del Comune, Giuseppe Bona, assessore all'agricoltura, che rappresenta il Comune di Usseglio. Perché? Perché nella nostra ASSO, fin dalla nascita, il Comune è presente con un conferimento. Abbiamo sempre cercato di non esaltare questa componente, cercando di raccogliere il più possibile presenze dei privati. Abbiamo chiesto i conferimenti mirati laddove particelle che sono arrivate al Comune da donazioni si interponevano con il tessuto della proprietà privata. Con questo concludo e passo la parola al prossimo relatore. Grazie Maria. Passiamo la parola quindi all'ASFO, l'Associazione Fondiaria Luntin, e Luciano Nocera. Buongiorno a tutti, mi affaccio anch'io ai ringraziamenti per l'organizzazione della giornata, che è stata veramente interessante. Io ho il doppio ruolo sia di consigliere comunale del Comune di Prenestina, per cui porto i saluti del nostro sindaco, e presidente dell'Associazione Fondiaria Luntin. La nostra associazione fondiaria nasce poi praticamente dalla volontà dell'amministrazione comunale per il recupero del territorio. Noi siamo un classico territorio montano che ha subito negli anni un forte abbandono, soprattutto dal fatto che era presente sul territorio, c'era una forte presenza di industrie e la gente ha preferito abbandonare la montagna e andare verso le fabbriche. Questo per noi oggi ha creato un grosso problema. Io, il mio intervento di oggi era soprattutto per sensibilizzare, ho visto che c'era il dottor Raina, che ho interpellato tantissime volte, la dottoressa Di Bella, anche la Maria Beria dell'ASFO La Chiara, che ci ha dato una mano a partire per il nostro progetto, di cui condivido le sue richieste su quanto riguarda la programmazione della rete di esperienze che stiamo facendo per interventi da fare in futuro da parte della regione a favore delle ASFO. Il problema di fondo che io pongo è quello del non bosco, cioè noi oggi abbiamo una normativa regionale sul bosco che apre a una gestione del non bosco. Io, poi ci sono anche degli interlocutori che ho coinvolto in questo problema, c'erano due appezzamenti che vogliamo riqualificare, perché noi siamo un'evoluzione dell'associazione fondiaria. Noi abbiamo fatto la scelta, siamo alcuni amici di cui stragrande maggioranza amministratori o ex amministratori, che andiamo a cercare terreni abbandonati, vorremmo riconvertirli e darli in gestione ai ragazzi delle scuole di agraria. Noi abbiamo avuto la fortuna anche di avere nel mio territorio la scuola Malva, che ci sta supportando in questo, però poi entriamo nel grosso, quando entriamo nella gestione della riconversione, abbiamo un grosso problema, perché se quell'area lì, che potremmo definire non bosco, mi richiede una pratica costosa. Ad esempio, faccio l'esempio di questi due appezzamenti che stiamo riqualificando in questo momento. Dalle fotointerpretazioni, sia da parte della regione, sia da parte di un tecnico forestale, i benefici definite bosco. Però la legge regionale dice che i muretti a secco, i nuclei abitativi, le aree di interesse storico paesaggistiche non sono bosco. Allora, se non sono bosco, non possono essere trattate come bosco. Allora, a quel punto lì, in questa discussione che tutti mi dicevano che era bosco, io testone come sono, da buon abitante delle montagne, ho chiamato la forestale. E la forestale mi dice, hai ragione, questo non è bosco. Allora io ben felice dico, bene, visto che non è bosco, lasciamo perdere il discorso della riconversione, ma c'è una pratica da fare, una pratica è costosa. Un tecnico forestale, io ho fatto un breve conteggio, i costi
escludendo la riconversione, erano quasi il 20% del progetto per l'impiantare dei vigneti in quelle zone. Allora capite che se il 20% della pratica mi va a incidere sul costo globale, io già non ho soldi, come faccio a trovarne e poter fare il mio lavoro? Allora cosa abbiamo? Noi siamo quelli della lotteria, ho visto che prima la dottoressa Di Bella ha messo la lotteria, noi abbiamo fatto una lotteria per trovare soldi per recuperare il territorio. Il problema qual è? È che se non è bosco, io devo fare una domanda e ho bisogno di un sopralluogo, non di fare un'altra pratica per dimostrare che è non bosco, perché altrimenti io non esco più da questa burocrazia, ma soprattutto dai costi della burocrazia, perché il non bosco non può essere trattato come il bosco. È vero che non c'ho il discorso della riconversione, per cui non pago i costi della riconversione, ma il tecnico forestale per farmi tutta la procedura deve essere pagato. E capite, su questo abbiamo un grosso problema, perché noi sono un territorio, ad esempio, in cui ci sono tantissimi muretti a secco. Quei muretti a secco potrebbero essere tutti recuperati, erano muretti a secco dove c'erano addirittura delle vigne, ci sono ancora dei residui di piante di vigna, però questi costi che mi vengono ad aggiungere alla mia attività di recupero del territorio sono, secondo me, inopportuni, quando basterebbe un semplice sopralluogo. Io questo intervento lo devo fare oggi perché ci sono delle persone che possono, autorevoli sia della regione e non, che possono intervenire per modificarla. Cioè lavoriamo per il non bosco, perché è la parte che possiamo recuperare senza colpi ferire, con dei sopralluoghi e senza una documentazione burocratica. Cioè, io vi mando la richiesta con una documentazione fotografica per dimostrare che non è bosco, perché dalla fotointerpretazione mi si dice è bosco, ma poi quando mi viene la forestale e mi dice no, hai ragione tu, questo non è bosco, io voglio capire di cosa stiamo parlando, perché ho un po' di confusione su questo. Nel senso che se vogliamo fare veramente un lavoro di recupero, dovete metterci in condizioni di poter lavorare senza costi aggiuntivi. Io ho fatto una battuta che sembra quasi che la legge forestale sia stata fatta per i forestali. Ho tantissimi amici forestali, spero che non si offenda nessuno che fa parte dell'ambito forestale, però purtroppo ogni cosa che fai hai della carta da produrre e diventa difficile soprattutto recuperare il non bosco. Io arrivo da un territorio in cui il non bosco è veramente eccessivo, nel senso, negli ultimi 30 anni la superficie coltivata che è passata al bosco è notevole, e sarebbe interessante, infatti noi ci stiamo muovendo anche come comune per cercare di fare i piani paesaggistici storici agropastorali, perché se facciamo questi piani, riusciamo a farli, potremmo risolvere un po' l'inconveniente del definire quelle che sono le aree boschive e quelle non boschive. Però comunque, anche se non sono anche se le definiamo come comune, comunque il singolo dovrà sempre farsi la pratica per poter tagliare e rimettere la vigna, perché noi stiamo puntando sulla vigna e sui castagni. Ecco, io questo volevo porvelo, ma non so più a chi dirlo, perché è un tema talmente importante. So che bisogna cambiare delle norme regionali, ma se iniziamo a morte, se veramente crediamo, io lo dico con forza, se veramente crediamo nel recupero del territorio, dobbiamo essere agevolati, non chiedendo soldi, ma snellendo le burocrazie, snellendo le pratiche, lasciandoci lavorare. La forestale in un'ora ha fatto il sopralluogo, in un'ora ha detto che avevamo ragione noi, che tutti quei terreni che erano stati considerati da tutti con le fotointerpretazioni boschi non erano boschi. Capite che arriviamo a un punto, sotto l'aspetto umano, dice ma allora a cosa stiamo giocando, di cosa stiamo parlando? Questa era la riflessione che faccio un po' con rabbia, perché sono 6 mesi che ci sto girando intorno e tutti i soldi della lotteria rischiamo di pagarli in pratiche, pratiche burocratiche. Poi è vero, se abbiamo il piano di gestione non dobbiamo pagare la riconversione, ma quello secondo me è il secondo problema, perché io posso decidere anche di collarmi i costi di una conversione di un bosco, ma è una mia scelta. Ma però se è un non bosco, io chiedo che debba essere fatta una politica completamente diversa. Perché tutta la cartografia, tutta la documentazione, io capisco che è un tecnico che sarebbe qui, deve essere pagato se deve farlo. Per cui, soprattutto ai funzionari della regione, ma anche alla città metropolitana, chiedo un forte intervento. Io sono dell'idea che forse dovremmo, sta venendo fuori una cultura di ogni comune si fa la sua associazione fondiaria.
forse dovremmo iniziare a ragionare di rete e poche associazioni, ma che riescano a intervenire su tutto il territorio. Noi siamo presenti su 3 comuni della mia zona e mi sono accorto poi pochi mesi fa che su quel comune c'era già un'altra associazione mondiale. Forse bisognerebbe anche forse costruire delle associazioni fondiarie di territorio con le amministrazioni comunali e con soprattutto l'Unione Montana che faccia da guida in questo percorso. Vi ringrazio, scusate lo sfogo, ma questi sono gli unici posti in cui possiamo trovare spazio per poter parlare. Grazie. Grazie mille, sono preziose tutte le i suggerimenti da chi lavora ogni giorno, so che voi lo fate come tutti, tutte le associazioni fondiarie su terreni veramente complicati, terreni nel vero senso della parola. Vi ho messo sulla chat il link al sito della città metropolitana, in cui apriremo una sezione dedicata alle ASFO e su cui troverete le slide della giornata di oggi. E a questo punto, prima delle conclusioni di UNCEM, passerei brevemente la parola all'associazione Labsus e a Daniela Ciaffi, che abbiamo voluto invitare perché l'associazione si occupa da tempo di beni comuni e di patti di collaborazione, che sono strumenti che nascono in area forse più urbana, ma riteniamo interessanti e insomma interessante contaminare un po' gli strumenti e le riflessioni. Prego, Daniela. Grazie, piacere. Io mi chiamo Daniela Ciaffi, insegno sociologia urbana al Politecnico di Torino e sono la vicepresidente del Laboratorio per la Sussidiarietà, che è attivo in tutta Italia e che forse così in conclusione di mattinata può offrire uno spunto, diciamo un ombrello sotto il quale mettere tanti dei contenuti che sono emersi. L'ombrello è quello del principio di sussidiarietà, appunto, un principio molto bello che abbiamo solo noi in Italia nella nostra Costituzione e che forse dovremmo usare un po' di più tutti quanti. Lo si usa spesso in contesti urbani. Ringrazio molto per questo invito perché speriamo davvero che così a partire da alcune primissime timide esperienze pilota che sono state fatte in questi anni, però si apriranno prossimi anni anche di lavoro proprio sulla montagna, sulle aree interne viste in questa prospettiva dei beni comuni. So che avete aperto con il riferimento ai pascoli e se avete voglia di leggere proprio un articolo pilastro di tutto il dibattito sui beni comuni, fu scritto mezzo secolo fa da Garrett Hardin e proprio ragionava su come gestire i pascoli. Lui era un etologo ed era molto preoccupato dal fatto che la popolazione crescesse e che la risorsa pascolo restasse sempre quella. Quindi è lì che si dibatte sulle forme di gestione, no? Era un americano, quindi dice che facciamo, privatizziamo tutto. Erano gli anni 60 negli Stati Uniti, no? Oppure potremmo fare all'ateniese, cioè che ogni tanto appunto sorteggiamo e il gestore diventa pubblico per un certo periodo e così via. Allora, molto brevemente, siamo qui a raccontarvi oggi che esiste uno strumento molto nuovo del diritto amministrativo italiano. Luciano diceva il problema è produrre carta. In questo senso questi patti di collaborazione sono il minimo della produzione della carta e della burocrazia. E stanno proprio fra quell'articolo 118, ultimo comma, il principio di sussidiarietà che vi dicevo prima, che dice che le facce dello Stato, no? Quindi ci mettiamo dentro le regioni, l'UNCEM, i comuni di, eccetera, eccetera, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, quando questi si prendono cura appunto di azioni di interesse generale. Questo bellissimo principio si può usare dal 2014, quando appunto a livello locale si è ideato questo strumento, proprio di poter pattuire delle azioni. Il minimo della carta è questo, se andate a vedere sul nostro sito che cosa sono i patti di collaborazione, sono degli strumenti proprio anglosassoni, super semplici, in cui si dice chi fa cosa.
nel patto. Il patto può durare diverso tempo, eccetera, eccetera. Allora, chi ci immaginiamo, se posso condividere un secondo lo schermo, questo è il nostro rapporto, la nostra fotografia del 2019 su chi contraeva patti in Italia. E vedete che di nuovo forse riemergono molti di quei soggetti di cui si è parlato questa mattina. Ci sono certamente, no, la gran fetta della torta sono le associazioni formalmente costituite, però poi vedete che ci sono delle sorprese che possono essere molto interessanti anche nel contesto in cui siamo, no, di cui stiamo parlando. Cioè, chiedetevi un po' i gruppi informali che vorrebbero prendersi cura della montagna, delle foreste, no? Come beni comuni, e anche i cittadini singoli che spesso vengono assolutamente non visti come risorsa, ma che possono aver voglia di contribuire alla cura del territorio. E vedete anche una sorpresa, cioè che è tema di interesse generale, appunto dei patti di collaborazione, prendersi cura del territorio, non solo per i soggetti pubblici o per un terzo settore appunto formalizzato o per i gruppi informali che abbiamo detto, ma anche per le imprese profit, no? Questo da alcuni studiosi di diritto pubblico è stato visto un po' come una bomba, cioè ecco, l'interesse generale non è più solo appannaggio del soggetto pubblico, ma si apre e questi tavoli di coprogettazione e di coprogrammazione, dice una sentenza molto recente della Corte Costituzionale, si aprono appunto anche a diversi tipi di contributi. E questo diciamo che mi sembra un grande tema molto innovativo. Ecco, penso che cercare proprio questi diversi soggetti e vederli in alleanze inedite sia il tema un po' dei prossimi anni, anche rispetto ai problemi posti sul tavolo questa mattina. È collegata tra l'altro anche Elisabetta Salvatorelli, che è membro del direttivo di Labsus, e diciamo due parole ancora per dirvi che c'è molto bisogno di formazione su questi argomenti per spiegare che cosa sono i beni comuni, che possono essere sia pubblici che privati, anzi qualcuno dice più che pubblici e più che privati. Bisogna in effetti poi parlare con le persone che hanno responsabilità dentro ai comuni. Vedete che c'è questo grafico che vi ho fatto vedere, ma c'è quest'altro che è ancora molto più interessante, forse perché fa vedere che si pattuisce con chi ha responsabilità soprattutto tecniche, vedete questo colore scuro che occupa tre quarti della torta. E allora nell'Italia centrale l'Università La Sapienza, per esempio, sta attuando proprio dei corsi di formazione a cui partecipano moltissimi, moltissime unità montane e soggetti che appunto stanno nelle aree interne del Lazio. Che cosa succede qua in Piemonte? Che siamo un gruppo supportato dalla Compagnia di San Paolo e abbiamo anche un orizzonte di un po' di anni, per cui usateci, mi viene da dire, usateci per fare formazione, cioè esattamente capire, no, quali possono essere anche dei patti pilota. Per esempio a Condove abbiamo seguito un patto pilota proprio sulla cura di un sentiero, sulla cura di un festival sportivo in bicicletta. Ha avuto come esternalità positiva la riapertura di una attività nel centro di Condove. Quindi siamo qui a dirvi che secondo noi, così ecco, anche un po' la nostra disponibilità a ragionare su questa nuova forma di cogestione molto snella, e anche a sottolineare il fatto che è in corso un bando che può forse interessare molti di voi per un approccio completamente nuovo che include i patti di collaborazione e che vede anche le montagne come territorio di cultura, una cultura intesa in senso molto vasto. Prima sentivo parlare dei margari e c'è certamente, no, tutta una cultura dei margari, e c'è da chiedersi se i margari non creano a volte, no, delle situazioni quasi di presidio civico. Allora, se avete tempo, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta sono invitate a candidare anche delle proposte per il bando Space della Compagnia di San Paolo proprio in questa direzione, cioè cercando di capire se anche
in questi territori e non solo nei centri urbani è possibile dare forza, ecco, sostenere economicamente, ma mi piaceva molto quello che veniva detto prima da Luciano, non è solo un tema di supporto economico, è un tema anche e soprattutto forse di nuove alleanze secondo noi, però certamente ogni tanto poi ci vuole qualche decina di migliaia di euro o altre somme insomma per cercare di supportare le persone attive, e mi fermerei qui. Grazie mille, molto interessante anche il riferimento finale a questo bando che magari che quindi troveremo, immagino, sul sito della Compagnia di San Paolo, lo andiamo a cercare. E, se poi c'è un link che vuoi mandarci, noi lo trasmettiamo. E, grazie molte, lascerei a questo punto, dato che l'ora è veramente tarda, le conclusioni al Presidente Nazionale UNCEM, Marco Bussone. Tanto buongiorno a tutti, grazie Elena, grazie a te, a Bruno, ad Alberto, Pier Battisti, a Bruno Mandosso per il lavoro che si è fatto ormai da mesi per programmare questo incontro che è stato particolarmente, io ritengo particolarmente importante, formativo e per guardare e costruire qualche pezzetto di futuro. Io cercherò di essere breve e concentrarmi appunto su quello che può essere un percorso da fare nei prossimi anni, anche con il presidente di UNCEM Piemonte, Roberto Colombero, che è stato per anni impegnato in un territorio, quello della Valmaira, che è alla ricerca di soluzioni, di proposte, di iniziative, come tutti i nostri territori montani. Ringrazio anche il consigliere delegato Dimitri De Vita perché ci ha creduto e non è mai semplice e scontato avere fiducia intanto nello staff, nelle persone che lavorano e avere fiducia nei territori su dei percorsi innovativi ma profondamente necessari. Allora, il percorso lo ha raccontato Andrea Cavallero, che anch'io ringrazio, io ricordo bene, con la sindaca di Lauriano, con tanti amministratori, tavoli tecnici e politici, con l'assessore, il già assessore alla montagna, Alberto Valmaggia e l'assessore all'agricoltura, quando si avviò questo percorso che è stato fatto dalla Regione Piemonte prima di altre. Io primo elemento che sottolineo è questo, cioè siamo ancora una volta stati capaci di anticipare in qualche modo delle necessità e di scrivere una legge che è nata dal territorio, non è una legge come di solito si fanno che guida dei percorsi che poi qualche volta sono realizzabili e altre volte meno. Questa è una legge di riferimento per il Piemonte che ha fatto scuola in Italia, che è nata da un'esigenza molto forte, in attesa che altri facciano delle altre cose, e proverò a dire anche che cosa. Però questo impegno della Regione, io lo voglio sottolineare, Elena lo sa bene perché da almeno 20 anni, lei di più e noi con lei, da almeno 20 anni la Regione ha anticipato dei percorsi, ha guidato delle politiche nazionali per la montagna. Non dimentichiamoci che le politiche per la montagna sono nate in Piemonte a livello italiano, ma direi quasi a livello europeo, se pensiamo alle comunità di valle piuttosto che alla legge 1102, c'era Roberto Vaglio, non so se c'è ancora collegato, il percorso prezioso che si è fatto in tanti anni di lavoro, con colori politici diversi, con anche idee diverse, ma che hanno portato a innovazioni, chiamiamole così, di grande rilievo. Se penso ai fondi ATO, che tutti voi conoscete, nati nel 1997 in quel consiglio regionale, quando Roberto era assessore, Lido Riba era consigliere, si guidava insieme un'iniziativa, si è guidata un'iniziativa che a oggi è rimasta una delle più virtuose e vincenti in Italia, e lo possono dire gli amministratori presenti. Credo che anche sulle associazioni fondiarie, un po' come sui fondiato e come su altre iniziative, noi abbiamo aperto un percorso che oggi ha bisogno di essere governato, di essere sostenuto, di avere la politica che raccoglie le tante buone pratiche che sono state raccontate stamani e altre che esistono sui nostri territori. Cioè, come passiamo dalle buone pratiche che nascono
e nella città metropolitana, Elena, vabbè, potremmo raccontarne infinite, ma quando tu hai voluto creare il paniere con chi era assessore, Marco Bellion, poi con Antonio Saitta, quando si è inventato quel percorso, credo che anche lì abbiamo anticipato i tempi in cui dovevamo dare forma e sostanza alle economie, alle filiere dei territori, e quella era stata, è ancora, una vincente, virtuosa iniziativa politica che ha unito buone pratiche e le ha trasformate in politica. Io su questo vorrei che riuscissimo insieme a incidere su tutti i livelli istituzionali. Parto dai comuni. Bene, è stato detto in più di un intervento il ruolo prezioso, ma anche che hanno i comuni, prezioso nel anticipare quelle iniziative, nel muovere quelle iniziative di governo del territorio. Se penso a Usseglio, quanto ha fatto il comune con Maria, ma penso anche a altre iniziative dove i comuni hanno voluto unire persone, muovere iniziative assolutamente non scontate, perché riunire 50 proprietari, come ricordo qualche anno fa in Alta Valle Maira, piuttosto che unirli a Usseglio e promuovere un'iniziativa di quel tipo, non è affatto scontato. Noi ancora abbiamo una resistenza fortissima al cambiamento, soprattutto quando tocca o sembra toccare la proprietà privata. Lo sappiamo bene qual è la forma di conservazione che esiste nelle nostre valli e che compromette anche molti percorsi di crescita. Se penso al ruolo che hanno i comuni come Ostana, lo stesso Lauriano, nel mettere a terra delle proposte, spiegarle ai cittadini, raccontarne le potenzialità. Allo stesso tempo è stato detto bene che i comuni è giusto che stiano al loro posto. Le iniziative nascono allo stesso modo dal basso, dalle comunità che si fanno artefici di un protagonismo importante, come Maria Beria poc'anzi raccontava. E il comune fa una parte di animazione, ma poi è giusto che ci sia quel senso civico e quella dimensione comunitaria che poi l'iniziativa legata appunto alle associazioni fondiarie, quella comunità muove l'iniziativa anche senza ente pubblico. L'ente locale stia a governare dei processi politici e aiuti, sostenga, non ostacoli, mi sembrerebbe già particolarmente virtuoso. Allo stesso modo le unioni, il ruolo delle unioni che stamattina più di un intervento ha evidenziato come importante nel superare certi steccati e ancora certi sovranismi municipali, certi campanilismi. Beh, io credo che, lo dicevi bene Elena, arrivare a una forma di associazione fondiaria di territorio, con l'unione che è un animatore, la sostiene, investe anche delle risorse, come previsto dalla legge montagna della nostra regione, avere un'unione che è artefice di un superamento della parcellizzazione, mi sembra che sia perfettamente nel ruolo dato agli enti sovracomunali. E su questo dobbiamo lavorare con grande capacità di visione. Io non penso che il futuro dei nostri territori sarà all'insegna di una frammentazione che rischierebbe di isolarci. Le unioni, con tutta la loro complessità, almeno in Piemonte, oggi stanno dimostrando di essere capaci di investire risorse e di avere un senso di pianificazione, di programmazione insieme ai BIM, insieme ai GAL e a tutti gli altri soggetti pubblici, privati, del terzo settore, come abbiamo sentito poco fa da Lapsus. Le unioni guidino questo percorso. Su questo dovremo lavorare a fondo, sulla formazione in particolare degli amministratori, ma anche dell'apparato tecnico che ancora, nonostante l'esiguità dei numeri dei dipendenti, ancora opera all'interno degli enti, portandoli su un nuovo format che non è più ancorato al passato, in cui si facevano qualche pratica agricola, quando alle unioni è stata tolta l'agricoltura, tolta dalla legge che ne ha eliminato la competenza,
alle province e appunto alle unioni, la preoccupazione era stata: non gestiremo più le pratiche agricole. Bene, consegniamo al passato anche quella preoccupazione, proviamo invece a invertire un percorso dicendo come le unioni accompagnano questi nuovi percorsi, che sia l'associazione fondiaria, che sia un'altra forma aggregativa forestale, come Davide Pettenella ha raccontato andando a volo d'uccello su alcune tante buone pratiche che esistono al di fuori dei confini italiani, e in paesi europei come la Francia, che hanno già maturato esperienze di questo tipo, la capacità di essere insieme fra comuni, sovracomunali, con soggetti che appunto delineano delle operazioni di valle, di ambito territoriale ottimale, a me sembra particolarmente lungimirante e da copiare. C'è un ruolo certamente del Ministero, salto la Regione, salto la Provincia, la Città Metropolitana, ma ci arrivo. C'è un ruolo del Ministero, perché quando Alessandra Stefani, che non mi stancherò di ringraziare per la sua determinazione, l'impegno e anche la passione, guardate che non è scontato, Alessandra ci vede, mi sente, ma glielo dico sempre, non è piaggeria, però guardate che non è scontato nel posso chiamarlo, un po' di caos che c'è nei ministeri in queste fasi politiche così complicate che non vi sto a raccontare. Non è scontato avere dei dirigenti di questo livello che conoscono perfettamente il territorio, perché Alessandra, lo sapete, come capo della forestale in Piemonte e poi vice comandante nazionale, conosce perfettamente le esigenze del territorio, e arrivare in quei palazzi e guidare questi percorsi non è assolutamente banale, semplice, e ci sono mille ostacoli, dai gufi in su e in giù, che provano a sviare dagli interessi delle comunità locali. Allora, credo che l'attuazione del testo unico forestale, per come ce l'ha raccontato in alcune parti che riguardano appunto le aggregazioni e altri aspetti che sono stati toccati dalla dottoressa Stefani in apertura, a me sembra che l'attuazione del testo unico non sia più rinviabile. E qui chiedo, so di trovare una sponda forte, Elena e tutta la Città Metropolitana, noi dobbiamo essere più forti e fare quadrato, stringere i bulloni e fare un salto lobbistico anche nel dire quello che ci serve. Il testo unico forestale ha bisogno di alcuni decreti attuativi che il nuovo ministro dovrà assolutamente accelerare nella loro attuazione. Non si è perso tempo, si è scontato una certa disattenzione su questi temi come su altri fronti, ma in questo momento io credo che mentre si parla di transizione ecologica, noi siamo la transizione ecologica. Noi stamattina abbiamo raccontato quella che è già stata la transizione ecologica dei territori, e posso dire che le esperienze di Useglio, di Lauriano, le altre raccontate, tante che Andrea Cavallero ha in qualche modo ispirato, credo che siano la vera transizione ecologica del paese. Non è soltanto l'Ilva e la decarbonizzazione delle grandi imprese, su questo dobbiamo, credo, politicamente esserne consapevoli, perché quando andiamo ai tavoli non scontiamo dei ritardi nel nostro percorso, anzi dimostriamo con questi esempi e queste buone pratiche che abbiamo già fatto un percorso virtuoso e vincente nel dire come il paese diventa più green e più smart, più intelligente e più sostenibile. E credo che su questo noi abbiamo la necessità di guardare a una lobby che tocchi la regione, tocchi la Città Metropolitana con le sue forze politiche. Qui non c'è colore che tenga, non c'è appartenenza o tessera che tenga. Mi sembra che quelle buone esperienze di impegno, di nuove aziende che sono nate, di anche cancellazione dei retaggi del passato, provando a mettere a terra nuovi elementi, se penso a quello che si sta facendo sulla zootecnia per una nuova impostazione della fruizione degli alpeggi dopo anni in cui abbiamo avuto non poche criticità e non poche anche speculazioni, credo che questi elementi, insieme a molti altri che sono stati raccontati, ci dicono che non siamo marginali
e non siamo lì a farci dettare l'agenda. Vale anche per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e per la nuova programmazione comunitaria. Dico ancora un paio di cose su questo. Il PNRR non è un elenco della spesa come alcuni hanno inteso, mandando elenchi di progetti da realizzare. Il PNRR ha una visione, deve avere una visione, sui sei pilastri, si deve muovere sui sei pilastri dati da Bruxelles, e credo che nel PNRR non possa non stare il territorio con le sue forze e le sue capacità. Vorrei dire, non può non stare la montagna, ma più in generale vorrei dire che sta la montagna in forte rapporto, in un forte patto che stringe con le sue aree urbane. E quale contesto migliore per fare questo passo se non la città metropolitana, con la sua capacità di unire territori molto diversi? La città che stringe un patto nuovo con le valli è una vecchia idea che avevamo sempre supportato e spinto con Bontempi piuttosto che con il presidente Riba. Se ci crediamo oggi, noi puntiamo ad avere nel Piano Nazionale Resilienza, Ripresa e Resilienza, questi elementi: la forza di mettere visione e risorse anche sulle associazioni fondiarie nel quadro delle Green Community previste dalla legge 221 del 2015, e mettere le riforme che servono per fare questo percorso. Quando prima più di una persona ha detto abbiamo la parcellizzazione, che ovviamente è alla base delle ASFO come soluzione appunto per superare una parcellizzazione fondiaria drammatica, e noi stiamo chiedendo di fatto al governo e al Parlamento che nel PNRR ci sia una riforma del catasto, ci sia una riforma fondiaria come la Francia ha fatto 25 anni fa e ha avuto nella ricomposizione fondiaria una fortuna, una risorsa per i territori rurali e montani. Se noi nel PNRR non avremo queste riforme, io penso al catasto, oltre alla riforma del fisco, della giustizia, tutto quello che ci deve stare, ma la riforma del catasto e una conseguente ricomposizione fondiaria sono imprescindibili per guidare percorsi virtuosi di sviluppo e di sostenibilità sul 54% del territorio italiano e sul 60% del territorio della città metropolitana di Torino e del Piemonte. Dunque, su questo io mi soffermerei in modo particolare con un lavoro da fare di lobby, di capacità di dire quello che ci serve, non con un elenco che portiamo al tavolo provando a spingere questo o quell'altro progetto, ma con una precisa visione che ci dice che siamo in quel percorso con la legge 221, con il testo unico forestale, con la legge sui piccoli comuni, che già ci dice quello che abbiamo fatto e abbiamo realizzato. Chiudo con una considerazione che mi veniva proprio dall'ultimo intervento rispetto alla formazione, all'importanza di avere un nuovo capitale umano nei territori che trasformi il capitale naturale. A me sembra che in questa dimensione di economica in cui abbiamo guardato per troppo tempo alle grandi imprese, alle multinazionali e ai grandi flussi di merci e di prodotti guidati dalla rete piuttosto che da alcuni soggetti che si sono arricchiti, noi abbiamo da una parte aumentato le polarizzazioni e aumentato le sperequazioni territoriali. I nostri territori vivono in una sofferenza peggiore rispetto a quella di alcuni decenni fa. Non si è invertito un trend in cui abbiamo risolto le sperequazioni e vinto le disuguaglianze. Come le vinciamo? Da una parte abbiamo queste sperequazioni, dall'altra cosa abbiamo? Abbiamo quello che è stato raccontato stamattina, cioè una grande capacità del capitale umano, delle persone che si impegnano sui territori, compresi i sindaci, gli amministratori locali, di essere capaci di guardare al futuro. Io credo che in questa formazione del capitale umano, che passa dalla scuola, non può che passare dalla scuola, dai centri di formazione, penso al Formont, penso agli istituti agrari, adesso aprirà una nuova sezione a Lanzo di un istituto agrario, penso alla scuola forestale di Ormea che ho visitato ieri
insieme a Roberto Colombero, quale Alessandra la conosce bene. Lì si forma un capitale umano del quale noi dobbiamo assolutamente approfittare e mettere insieme alle comunità, alla guida delle comunità. Se non trasformiamo un vecchio modus operandi per cui chiunque stava nel pianisteo e tutti all'ombra del campanile si riparavano dicendo Roma è lontana, Torino è lontana, se noi non formiamo un nuovo capitale che inverte questo trend per cui ci sono le sperequazioni e non le vinceremo mai e il pianto dell'abbandono e tutte le forme di spopolamento e della sofferenza vengono viste come una lontananza del paese, dello Stato dai territori, noi non vinceremo nessuna sfida, rimarremo con tante buone pratiche ma non supereremo un gap di opportunità che nelle aree urbane invece si forma, nelle università, nei centri di competenza, nelle stesse istituzioni che operano in area urbana. Nelle aree montane noi abbiamo meno di questi centri, abbiamo meno opportunità di far arrivare nuove teste, nuovi cervelli. Dove siamo invece progrediti, queste persone sono arrivate, hanno plasmato e si sono integrate con le comunità. E qui Elena sa quanto anche sui migranti si può lavorare per avere nuove opportunità di incontro, di scambio, di interazione con chi da sempre ha vissuto nei nostri territori, nei nostri borghi. Io scommetterei su questo, su una nuova fase in cui il capitale umano, per trasformare il capitale naturale, viene formato, viene accolto e viene guidato in un percorso virtuoso che già stamattina abbiamo abbozzato, e non è un bozzetto che possiamo consegnare a una cartellina da mettere in un cassetto. Questa è una bozza di come la montagna italiana si trasforma e, guarda un po', riparte, ripartiamo dal Piemonte, ripartiamo dal torinese come area dove da sempre si sono formate le nuove opportunità per l'Italia. Grazie a Elena per questo lavoro che instancabilmente fai con tutti i tuoi collaboratori. Grazie a tutti voi per il vostro lavoro instancabile, il lavoro di tutti. A presto e grazie. Se qualcuno vuole discutere su qualche aspetto in cui io posso dare un contributo, non ha che da contattarmi, io non costo, e quindi il discorso su tanti aspetti può essere approfondito rispetto a quello che ovviamente anche per ragioni di tempo non si è potuto dire tutto oggi. Bene. Andrea, volevo sapere a quante conferenze sei arrivato di presentazione, Andrea, perché eri arrivato a 54. Sono a 106. 106. A 200 festeggiamo, ok? No, non ci arriverò a 200. Ma poi diventa più efficace fare qualche contatto ristretto con precisi obiettivi e con punti chiari da mettere in conto. Ho apprezzato moltissimo il contributo di tutti i presidenti delle associazioni fondiarie che hanno parlato dei problemi. Ecco, lì c'è molto da dire, a parte il fatto che per quanto riguarda Prarostino e il presidente dell'associazione fondiaria ha fatto delle affermazioni di una limpidezza e di una assoluta condivisione che richiede un aiuto supplementare, insomma. Comunque, grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci, a presto. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie mille. Grazie a tutti, grazie. Arrivederci. Grazie.